mettiamo insieme durante le posto e procediamo all'aperto. Grazie. Mantino, Belisario, Benassi, presente. Gaggia, presente. Carlone, Carus, Cerfuoni, presente. Ciancio, presente. Cofano, presente. Soia, presente. Giuliano, Giuliano. Presente. Fugliotta. Lattaga. Presente. Mancia. Presente. La Notte. Lelli. Lenci. Presente. Lozzi. Presente. Matronola. Presente. Poli. Semitano. Tredicine. Tutino. Presente. Villa. Vidrotti. Presente. Presente 18 consiglieri, assenti 5 consiglieri, tra cui la presidente Fantino. La consigliera Carus è assente giustificata, quindi possiamo procedere. Allora, consigliere Carus, consigliere Tredicina, assente giustificata per malattia. Allora, possiamo procedere. Diciamo alla discussione, presentazione e discussione dell'argomento dell'ordine del giorno. Prima di procedere, nomino quali scrutatori e consiglieri: Caccamo, Benassi, Coia. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla presidenza. Grazie. Allora, l'argomento dell'ordine del giorno è una risoluzione che ha per oggetto inclusione del municipio Roma 7 nel programma di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Chi presenta questa consigliere Poli, presidente della commissione competente. Ringrazio presidente e i colleghi consiglieri. Oggi il consiglio si accinge ad aprire un dibattito in aula su uno degli argomenti di maggiore rilevanza in questo periodo, oserei dire di grande criticità, criticità riportate anche curiosamente dagli organi di stampa, ma anche giustamente per ciò che sta succedendo, e testimonia un lavoro estremamente complesso elaborato in commissione con tutte le forze politiche. È una risoluzione che non vuole essere una solita lamentela: siamo un municipio densamente abitato, siamo sfortunati, 350.000 eccetera eccetera, ma un atto, un provvedimento che laddove il Consiglio poi esprima in senso favorevole, cosa che io auspico già da ora, non nasconde una grande ambizione, che è quella di pervenire insieme all'amministrazione capitolina, quindi all'assessorato competente, ma alla stessa azienda, ad una compartecipazione delle decisioni che sono rilevanti per il nostro territorio a salvaguardia dei cittadini e delle loro legittime aspettative. E casualmente la discussione cade oggi in contemporanea con un'altra seduta dell'Assemblea capitolina, quell'esito ovviamente non è scontato, voglio dire, per ciò che abbiamo letto dagli organi di stampa, ma per le finalità che prima ho richiamato vuole essere questa risoluzione un contributo fattivo
perché l'organo di prossimità, l'organo di municipio, ha perfettamente contezza che le cose non vanno bene, debbono essere migliorate, e senza le forze che stanno sul campo, quindi i consiglieri, la giunta, gli uffici del municipio, degli organi di prossimità in senso generale, è ineludibile insomma marciare insieme, reagire insieme, altrimenti si producono danni o comunque criticità e discrasie. Venendo al merito della risoluzione, è una risoluzione piuttosto articolata. Nella prima parte delle premesse si citano non casualmente, proprio per dare l'impressione e per dare contezza anche ai nostri cittadini dell'evoluzione che c'è stata anche in sede legislativa. Ovviamente non sono richiamati tutti i provvedimenti, perché altrimenti sarebbe stato un libro, ma si fa un richiamo ovviamente alle direttive di natura comunitaria, quindi della comunità europea, per arrivare man mano ai provvedimenti che sono stati fatti nel tempo, sia dalla Regione Lazio, che ha il compito anche di erogare finanziamenti per che adesso l'ho fatto, per lo sviluppo della raccolta differenziata nella città di Roma, ma soprattutto in quelli dell'amministrazione capitolina. Amministrazione capitolina che nell'arco del tempo, quindi vuol dire la risoluzione chiara, i commissari l'hanno avuta, sviscerata e sviluppata, ha effettuato anche delle sperimentazioni in vari municipi, tra cui anche il nostro, anche nei due territori, quindi ex nome, ex decimo municipio, sperimentazione che poi insomma diremo ha dato dei risultati non rilevanti, o comunque le aspettative non sono state rispettate. Quindi l'amministrazione comunale che interviene nel novembre del 2012 alla adozione della deliberazione numero 317, con la quale stabilisce piano di sviluppo della raccolta differenziata del quarto municipio e detta la strategia per il piano di sviluppo della raccolta differenziata per il biennio 2013-2014. Questo piano di sviluppo prevede l'inclusione di alcuni municipi, quindi dettando una tempistica di attuazione del piano nel 2013 con l'inclusione del nuovo municipio sesto e dell'undicesimo, sempre nuovo, quindi l'ex ottavo e l'ex undicesimo, tralasciando al termine di questo processo di inclusione i municipi accorpati. Quindi sempre l'amministrazione comunale fa i protocolli d'intesa con l'AMA e il Consorzio Nazionale dell'Imballaggio e perviene ad un piano di fattibilità della raccolta differenziata che suddivide la città di Roma in 155 zone territoriali ed una loro suddivisione in aree dove, secondo lo studio che è stato effettuato da Roma, è possibile operare la raccolta differenziata, le aree verdi dove è possibile attuarla con una facilità, perché gli edifici sono piccoli, a bassa densità abitativa. Per arrivare all'area grigia, ce ne sono sei di suddivisioni, le aree grigie dove a bassa residenzialità, l'area rossa dove la zona è ancora molto difficile operare la raccolta differenziata, e poi ci sono delle aree intermedie che sono viste per la raccolta differenziata porta a porta e quella domiciliare. Con la deliberazione numero 317, l'amministrazione comunale, ricevendo il piano di fattibilità che ha studiato l'azienda, prevede per il futuro che la raccolta differenziata della nostra città faccia riferimento all'applicazione di due soli sistemi: il domiciliare e condominiale, il cosiddetto porta a porta, quello che conosciamo tutti, e la raccolta stradale, opportunamente riorganizzata con cassonetti, implementazione di cassonetti
che costituisce praticamente una raccolta differenziata che l'utente cittadino fa a casa e conferisce poi nei cassonetti che sono posti a disposizione. Questo piano di sviluppo prevede che nel territorio dell'ex nuovo municipio gli abitanti raggiunti o serviti con la modalità stradale siano 125.000, mentre quelli serviti con il porta a porta sono 2.000. Per il territorio dell'ex decimo questa proporzione è diversa, perché gli abitanti serviti con il porta a porta sono 106.000 e la previsione per 106.000 con la raccolta stradale e 78.000 con la raccolta porta a porta. Finora questa attivazione non si è concretizzata, noi abbiamo avuto nella riunione di commissione anche referenti dell'ANA sia di zona che di settore, e ci hanno detto che la raccolta differenziata del piano della raccolta per il nostro municipio è previsto per l'inizio del 2020, quindi del prossimo anno. Allorché la commissione, che ha dibattuto lungamente e quindi ha preso in esame anche le situazioni di criticità che sono pervenute da parte dei cittadini, ma che ha constatato da sola, insomma, andando girando per i territori, insomma, si è percepito questo stato di difficoltà, ha assunto alcune decisioni, decidendo di elaborare questa risoluzione in modo che sia, quindi, dal punto di vista operativo, vicina all'amministrazione e vicina all'azienda, pur richiamando una necessità che è diventata ineludibile, quella che prima ho richiamato, che è l'inserimento del municipio nella cosiddetta cabina di regia, che dovrà portare necessariamente l'azienda nella nostra città a un salto di qualità, perché altrimenti non se ne esce. E quindi la commissione, che ha anche non solo competenze relative all'ambiente ma anche all'impresa sociale, ha esaminato a tutto tondo il panorama, cercando di delineare anche delle proposte operative, della nozione delle buone prassi, quindi degli esempi positivi che in altre città, in altri stati vengono seguite con successo, e ha delineato non un libro dei sogni, ma insomma delle piattaforme, insomma, di lavoro che potranno essere sviluppate dalle diverse commissioni. Io penso la commissione commercio per ciò che tiene tutte quante le attività commerciali, dalla commissione sociale per i riflessi che ci saranno anche sotto quell'aspetto, e la nostra commissione per l'impresa sociale per tutto quello che può girare intorno al mondo della raccolta dei rifiuti con quei sistemi che abbiamo individuato, diciamo, complementari alla raccolta su strada, ovviamente con l'obiettivo precipuo di pervenire a una riduzione a monte della produzione dei rifiuti, altrimenti il problema rimane invariato. La commissione si è riunita 8-9 volte sulla tematica, quindi voglio dire, abbiamo affrontato specificamente le problematiche e abbiamo anche esaminato le ultime deliberazioni dell'Assemblea Agricolina, quella che riguarda l'adozione delle nuove tariffe, che hanno avuto la conseguenza della visione dei bollettini che i cittadini romani stanno ricevendo in questi giorni, l'adozione del nuovo regolamento per il trattamento dei rifiuti e l'ultima deliberazione del 18 dicembre, che è la proroga fino al 31 dicembre 2014 del contratto dei servizi in essere. Proprio in relazione al contratto dei servizi, la risoluzione è estremamente chiara. La nuova elaborazione dovrà vedere presente il municipio in questa cabina di regia, perché è indispensabile non ripetere gli errori che sono stati fatti, ma soprattutto è indispensabile aggiornare questa carta dei servizi, così propriamente detta in senso tecnico, affinché tutti i quartieri del nostro municipio siano serviti adeguatamente e non ci siano isole felici e zone dimenticate. Questo è un lavoro che la Commissione ha assunto l'onere di fare, accompagnando il percorso che la Presidente
dirà verso l'assessorato dell'amministrazione capitolina, una volta che abbiamo approvato questa risoluzione, consci comunque della difficoltà generale che deriva da questa situazione che si sta venendo a creare a livello di assemblea capitolina e quindi del Comune di Roma. Qual è stato l'esito della Commissione? Per ciò che attiene la raccolta attuale, o la raccolta mista, frutto di quella sperimentazione avviata a cavallo tra il 2010 e il 2011 nei nostri territori, abbiamo espresso un parere estremamente negativo perché le aspettative dei cittadini non sono state quelle, ma anche le nostre aspettative peraltro sono state disattese. La sperimentazione è stata, diciamo, fallimentare ed ha rischiato di far fallire l'obiettivo principale che ci si era prefissi, che è diventato ormai ineludibile. La raccolta differenziata deve essere attuata nella nostra città perché non possiamo morire di rifiuti. Quindi in sostanza la risoluzione ha la finalità principale, precipua, quella di essere, di chiamare la necessità che nella cabina di regia, come vi ho detto, noi ci siamo a pieno titolo, riusciamo a rimodulare e correggere le decisioni che l'azienda eventualmente fa a livello centrale, quindi non tenendo conto delle necessità dei territori, che venga abbandonato il sistema della duale e in definitiva che sia anticipata l'attivazione del piano dei rifiuti nel nostro municipio prima possibile, abbiamo detto entro il 2014. Questo perché la considerazione che è stata fatta, secondo me estremamente pertinente, da alcuni commissari, che è stata sposata da tutti, è che se il nostro territorio, il nostro municipio è l'unico a non avere la raccolta differenziata, vorrà i territori di confine, come peraltro già avviene nelle parti più periferiche del nostro territorio, quelle che confinano con, ad esempio, con Frascati, con Ciampino, dove la raccolta differenziata già è attiva, di scaricare nei nostri territori rifiuti non differenziati. Quindi la preoccupazione che è stata avanzata l'abbiamo inserita in forma armonica nella risoluzione. Non possiamo insomma non richiamare l'assessorato capitolino e l'AMA nella necessità di inserire il nostro municipio il più presto possibile. Ma la risoluzione dice anche un'altra cosa, che nelle more, quindi in attesa che questo piano di sviluppo venga poi così perfezionato e incrementato, l'azienda si impegni ad effettuare degli interventi compensatori per attenuare lo stato di disagio che noi abbiamo nei nostri territori, e quindi sono elencate una serie di interventi, quelli che abbiamo ritenuto quelli più rilevanti, ovviamente non ci sono tutti, ma perché immaginiamo che quelli ordinari l'azienda li continui a fare, per poter rendere tutto il sistema il quanto più aderente alle aspettative dei nostri cittadini. Il nostro compito è quello di rappresentare questo stato di criticità. Abbiamo cercato di farlo in maniera armonica con questa risoluzione che in Commissione è passata all'unanimità e che oggi è sottoposta per il vaglio di tutti i commissari per l'approvazione e posta nelle mani della Presidente, che avrà l'onere della interlocuzione istituzionale a più alti livelli per poterci inserire in questa cabina di regia, ripeto ancora, fatto indispensabile per poter armonizzare tutti quanti gli interventi a beneficio di tutti i cittadini. Grazie. Grazie a lei, consigliere Poli. Prima di procedere alla discussione volevo comunicare al Consiglio che sono stati presentati 5 emendamenti aggiuntivi, quindi dopo la discussione generale passeremo all'esame, alla discussione anche degli emendamenti, e che i consiglieri Fulvio Giuliano e Umberto Madonna hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 78, di poter parlare per 30 minuti. Allora, procediamo quindi alla discussione
sulla proposta di risoluzione. Chi pensa di poter intervenire? Pregato di prenotare. Consigliera Rossi, prego. Allora, intanto volevo ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, perché è stato un lavoro lungo, puntuale, che ha permesso anche l'audizione, insomma, di alcuni comitati di quartiere per avere un po' una valutazione di come gli abitanti del settimo affrontassero questo problema, e quindi il lavoro, devo dire, è stato un buon lavoro. Sono contenta che a livello territoriale il Consiglio tutto, senza esclusione di forze politiche, abbia deciso di affermare con forza la volontà di far partire la raccolta differenziata del territorio, perché Roma, in quanto capitale, forse deve cominciare ad assumersi delle responsabilità da questo punto di vista. Non c'è mai stata la volontà realmente di implementare la raccolta differenziata nel territorio della capitale. Ci sono stati problemi con le lobby, l'abbiamo visto con le ultime vicende, insomma, giudiziarie, che hanno spinto ad azioni che andavano contro comunque l'implementazione della raccolta differenziata sul territorio. Nonostante le amministrazioni, gli abitanti dei territori romani hanno sempre spinto affinché questa buona pratica venisse implementata anche su questo territorio. Un primo passo è stato fatto, anche perché per chi conosce le realtà territoriali sa che è l'unico sistema per poter risolvere il problema dei rifiuti, di poterlo risolvere su Roma e in generale in Italia, se no, come accennava il Presidente Poli, rischieremo di morire di immondezza, così come muoiono in tanti posti d'Italia già di immondezza. Certo, oltre ad esserci la volontà politica e ci deve essere anche un aumento di senso civico tra i cittadini, all'inizio probabilmente sarà difficoltoso, sarà scomodo farlo, però sono delle buone pratiche che mirano a migliorare la vita di tutti noi. Speriamo che anche a livello comunale ci sia il vero intento di portare avanti queste cose. Noi, il compito nostro sarà quello di seguire passo passo questa risoluzione affinché non finisca, come tante altre, nei cassetti dei nostri uffici comunali. Nel frattempo però dobbiamo riuscire a garantire decoro al territorio del settimo municipio e dignità agli abitanti che vi abitano. Purtroppo negli ultimi mesi in tutte le strade del territorio, dal centro all'estrema periferia, c'è un aumento di degrado da questo punto di vista. I secchioni sono distrutti, non viene effettuata la raccolta in maniera regolare, a volte i secchioni sono anche insufficienti, la pulizia delle strade latita. E quello che chiediamo appunto in questa risoluzione, oltre a far avviare la raccolta differenziata, è anche un'attenzione da qui al momento in cui, insomma, si comincerà con questo nuovo tipo di raccolta al territorio, un'attenzione particolare per non far morire comunque le persone in mezzo al degrado. Speriamo che anche in questo caso ci sia dato ascolto. Noi continueremo con forza a chiedere comunque all'AMA e al Comune un'attenzione particolare per un territorio vasto e densamente popolato, il più popoloso di Roma. Auspichiamo anche che le buone pratiche correlate al sistema di raccolta differenziata, che mirano a una produzione minore generale di immondizia, siano portate avanti. Là servirà una collaborazione tra municipio e comune, perché spesso e volentieri, non avendo autonomia di bilancio, farle esclusivamente dall'amministrazione municipale è difficile, quindi speriamo che la loro mente sia aperta come quella dei nostri consiglieri. Ringraziamo tutti quanti, anche i comitati di quartiere, per aver partecipato alla stesura di questa risoluzione. Grazie a tutti. Grazie, consigliere Rossi. Altri consiglieri, ti prego. Grazie, Presidente. Allora, innanzitutto è condivido pienamente l'intervento della consigliera Rossi e volevo aggiungere un contributo che ricalca un po' quello che la consigliera aveva detto, che sono molto contento di questa risoluzione. Non basta, perché naturalmente la differenziata è un'ottima, diciamo, soluzione quando c'è già una base naturalmente decorosa avviata appunto del sistema dell'AMA. Sappiamo quanto in questo momento noi cittadini siamo stati aggravati dalle situazioni, io ve lo conto, di migliaia di cassonetti messi in
situazioni, diciamo, clamorose. Io spero che con questa, diciamo, modalità ci sia anche la possibilità di ripartire, ecco, da questo punto di vista territoriale, perché la situazione del decoro stradale, attraverso, diciamo, quella che è la situazione proprio sistematica dell'ANA, è molto molto delicata. Però, nel senso, ecco, mi permetto, ecco, di aggiungere che questo è un passo importante. Ringrazio fortemente il Presidente Poli, che io stimo anche professionalmente, per il contributo forte che ha dato in Commissione. Una Commissione che non sono riuscito particolarmente a frequentare a causa di lavoro, della coincidenza con un giorno particolare, ma che mi è stato riferito, ho visionato, ho seguito attraverso, diciamo, tutte, diciamo, le allegati che ricevevo, e quindi gratulazioni, diciamo, per il lavoro effettuato, che sia l'inizio di una nuova, diciamo, riorganizzazione sul territorio del sistema AMA che tanto, diciamo, i cittadini ci chiedono. Grazie ancora, Presidente. Grazie a lei, consigliere Revelli. Altri interventi, consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, consiglieri e cittadini. Ringrazio il Presidente della Commissione competente, poi, per aver illustrato in maniera assolutamente esaustiva quello che è il senso della risoluzione. E tengo a precisare che comunque lo spirito, la colonna portante di questa risoluzione, che è stata condivisa da tutti i commissari in Commissione, è quello di un passaggio fondamentale per noi, ossia il fatto che ormai è indispensabile avviare una nuova stagione in base alla quale il ruolo del municipio sia finalmente determinante nel rapporto tra l'amministrazione centrale e l'AMA stessa, soprattutto nei momenti fondamentali di verifica tempistica e strategica per le metodologie del passaggio al sistema di raccolta differenziata. Chiaramente, per raggiungere questo obiettivo vanno chiaramente posti alcuni paletti che comunque in questa risoluzione appaiono chiari e importanti. L'elaborazione congiunta in primis del nuovo contratto di servizi territoriali, tenendo conto delle indicazioni del municipio, in modo da armonizzare, rimodulare e anche correggere le scelte operate dall'azienda nei quartieri, e il lavoro che effettuano quotidianamente all'interno delle nostre strade e nei nostri quartieri. Va aumentata la previsione numerica, e anche questo è un dato fondamentale, dei cittadini serviti dalla raccolta porta a porta effettuata nell'ambito del piano di sviluppo 2013-2014, approvato con la citata deliberazione 317 del 2012. Soprattutto ciò per quanto riguarda il municipio comunque anche più vicino alla parte più consolidata della città, quindi l'ex nono municipio. Vanno però realizzate convintamente campagne di sensibilizzazione per i cittadini, perché i cittadini devono essere in grado di riuscire a comprendere anche qual è il modus operandi per raggiungere questo obiettivo. Per cui sulla corretta esecuzione della raccolta differenziata vanno coinvolti i cittadini e tutta la realtà, il tessuto sociale che comprende il nostro territorio. Va pubblicizzato maggiormente il tema del compostaggio domestico, che già prevede agevolazioni anche nella determinazione delle tariffe. Vanno studiate anche nuove forme di politica per l'adozione delle buone prassi, appunto, del riciclo e del riutilizzo a monte della filiera della differenziata, per ciò che attiene alla riduzione dell'impatto ambientale in primis. Per questo io penso che le azioni positive che la risoluzione pone ci sono tutti. Ed è uno spirito di iniziare questo percorso molto positivo. Poi ci tengo anche a rimarcare il fatto che non deve certo passare inosservato, che coinvolge tutta la città di Roma. Gli avvenimenti degli ultimi mesi penso che siano fondamentali, perché dopo 35 anni comunque si chiude un passaggio drammatico della nostra città. Una chiusura in primis della discarica di Malagrotta, la più grande d'Europa, una svolta storica per Roma e per i cittadini della nostra città. Quello di oggi è un risultato epocale, raggiunto grazie al buon governo di concertazione tra Comune e Regione, e anche rispetto al potenziamento della raccolta differenziata porta a porta, spinta in ogni quartiere, e col bando che consentirà il trasferimento dei rifiuti all'estero, penso che possa essere un buon punto di partenza di una chiusura di una stagione già vissuta negativamente, che è una macchia per questa città.
e successivamente anche le vicende dell'ultima settimana, dove comunque chi ha pagato, chi ha sbagliato deve pagare, inevitabilmente. Per cui penso che lo spirito possa, della nostra risoluzione, di un ente di prossimità come il nostro, possa trovare in questo momento una sponda più ampia, una sponda più grande rispetto a quanto è stato fatto negli anni scorsi. Auspico che il Consiglio tutto, come l'ha fatto in Commissione, voti positivamente questa risoluzione per chiudere definitivamente un passaggio pessimo della nostra città e avviare seriamente un sistema di differenziato efficace. Grazie a tutte e a tutti. Pino, prego. Grazie Presidente. Anzitutto mi sento di ringraziare la presenza qui in Consiglio di Liberi TV, che ha accettato l'invito a brindare con questo Consiglio e con i cittadini all'approvazione, di brindare con la loro presenza all'approvazione ad un'attività in Commissione dello streaming, che è un atto di trasparenza che questo Consiglio intero può rivendicare e può rivendicare proprio come atto di responsabilità nei confronti e attuazione di buone pratiche anche nei confronti, e l'ho affermato in varie circostanze, del transpartito burocratico, della negazione degli atti dell'accesso agli atti amministrativi, il transpartito burocratico della negazione del diritto e della conoscenza. E questo diviene veramente un atto di apertura alla città. E proprio ritengo particolarmente importante che loro siano intervenuti a questo brindisi con la loro presenza, perché ciò accade in un momento in cui si lavora proprio su uno di quei temi che hanno caratterizzato l'omertà di Roma in questa lunga notte che ha attraversato del sistema, ma si può chiamare il sistema Cerroni, ma è il sistema del partito Cerroni, che coinvolgeva anche qua tutto un grande transpartito estremamente più ampio di lui. Che cosa dire di questa risoluzione? È frutto di un lavoro molto importante e molto condiviso con la regia veramente sapiente, la regia sapiente del Presidente di Commissione Poli, che ha saputo veramente far convergere in una maniera adeguata tutte le istanze sia del territorio sia delle diverse forze politiche. E quindi che cosa andiamo a domandare? Andiamo a domandare che si dia una implementazione forte alla raccolta differenziata e subito, perché altrimenti perché i tempi spesso dettano anche la qualità di ciò che si fa. Nel momento in cui i tempi fossero quelli dell'inerzia che ci erano capitati addosso, ci ritroveremo a fare la discarica a tutti i municipi adiacenti, essendo un municipio di passaggio, e quindi dovunque negli altri municipi si fa la raccolta differenziata, si ha il problema a buttare una cosa all'altra, chiaramente il municipio 7, il municipio di passaggio, diventerebbe la discarica di tutti i municipi attorno. Questo è ciò che si va a contrastare, e ciò che si va invece a promuovere è tutta una serie finalmente di nuovi atti culturali e pratici di gestione dei rifiuti. Particolare importanza per il peso di costume che può avere, mi sento di dare alla promozione all'interno della risoluzione delle buone pratiche, quali ad esempio l'acqua alla spina. L'installazione di fontane, che è auspicata, no? Di fontane di valorizzazione dell'acqua pubblica, perché in varie circostanze abbiamo ricordato l'importanza del referendum sull'acqua pubblica. Allora, valorizzare anche l'acqua pubblica laddove gran parte della molta spesa dei cittadini va in acque provenienti da posti lontanissimi, quindi con il consumo di suolo, il consumo di territorio, il consumo di risorse,
e quindi si è lontanissimi dal chilometro zero, esistono ormai strumenti quali le fontane di acqua alla spina, laddove i cittadini possono andare anche nelle scuole, perché no, a prendere con la loro bottiglia senza dover poi conferire nei cassonetti tantissima plastica che viene comprata e buttata. E qui a livello educativo dobbiamo chiederci dove andiamo a finire se non creiamo alternative su questo. E queste fontane promuovono e valorizzano l'acqua pubblica e danno quindi risorse economiche, invece che far perdere risorse economiche per lo smaltimento all'amministrazione, ne fanno guadagnare e fanno risparmiare anche i cittadini, perché costa molto di meno e insegnano nuovi costumi di consumo a chilometro zero. Quindi sono tutta una serie di piccoli atti importanti, ce ne sono altri nella risoluzione, e non mi soffermerò su tutti perché il lavoro che è stato fatto è un grosso lavoro. Volevo solo sottolineare che dobbiamo porre in rilievo che questa discussione avviene non solo nel quadro del crollo del sistema del Partito Cerroni, del Transpartito Cerroni, ma accade anche mentre al Campidoglio avviene la discussione sulla anagrafe pubblica dei rifiuti, che sarebbe uno strumento anche lì di trasparenza, uno strumento di conoscenza per tutti i cittadini, ovvero la pubblicazione per tutta la cittadinanza di quanto viene raccolto, come viene differenziato e come viene portato in discarica, che sono tutti dati che sono stati negati per decenni ai cittadini che andavano a richiedere i gatti, andavano a intervenire a tutti i livelli per cercare di contrastare quel sistema illegale. Ebbene, questo in discussione è grazie all'impegno della maggioranza in Campidoglio e in particolare di Riccardo Maggi. Questo è in discussione in Campidoglio ed è oggetto di centinaia di emendamenti da parte del consigliere capitolino Trevisine, che vanno a fare un ostruzionismo molto forte contro l'approvazione di questo provvedimento, che è un provvedimento a favore della cittadinanza, a favore della conoscenza, a favore del diritto, a favore della raccolta differenziata. E allora questa discussione di oggi accade mentre lì accade una discussione. Questo ha per me molta importanza, per noi e per loro, ed è una risposta importante che possiamo dare. Grazie. Grazie consigliere Tutino. Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente Municipio, assessori, consiglieri. Allora, non mi faccio sfuggire questa occasione per poter parlare di un argomento così importante e in un consiglio ovviamente che dovrà dire la sua per quello che sarà poi l'andamento della raccolta differenziata e dei rifiuti. Suddividerei il mio intervento in una parte enunciativa e in una parte dopo, che poi quindi prevederà delle critiche, e spero che poi nelle critiche di essere smentito, però mi porto avanti col discorso, le faccio, poi se vengo smentito non vengo. Gli elogi perché è vero che le istituzioni generalmente sono sempre criticate a tutti i livelli. La parte politica non vive un momento di splendore e posso dire in parte anche a ragione, perché comunque gli strumenti che vengono messi a disposizione, soprattutto di un'istituzione municipale, non sono all'altezza. Però è vero che in questa occasione possiamo dire che questo municipio si è messo nella condizione di dover affrontare il problema. E come? Senza aspettare che qualcosa o qualcuno dal centro, no, ci desse le indicazioni di manovra, di percorso
per quello che poi era utile affrontare. L'abbiamo fatto in autonomia. Quindi l'elogio lo faccio a noi tutti, quelli soprattutto che hanno lavorato nella Commissione, al Presidente, ai membri, ai commissari, ma anche ai consiglieri, poi quindi a tutto il Consiglio, che hanno condiviso, hanno percepito lo spirito di questo lavoro. E sono contento di dirlo, perché è una dimostrazione anche a me stessi di come va interpretato effettivamente il nostro ruolo. Di fronte a certe impossibilità, i nostri strumenti, ben minimi, ben insomma non ben insomma al di sotto delle nostre possibilità, però ci sentiamo di aver utilizzato uno strumento di nostra competenza, di aver dato, speriamo, un grande contributo alla Roma Capitale. Perché? Perché questo è stato un lavoro che ha messo insieme in modo molto organico diverse sfaccettature del problema, diverse sensibilità, e ne ha fatto un documento unico da sottoporre a chi di dovere, al quale poi noi rimarremo fermi, ad aspettare, ma a cercare di capire, poi di intervenire e di essere attori successivamente per dare il nostro contributo finale, perché il percorso ovviamente non si ferma qui. Un elemento che io condivido, ma non al 100%, di più, caro Presidente Martino, perché dico lei, perché poi se ne farà portavoce, visto che lei ha la delega dell'AMA, è il fatto di anticipare questo famoso 2015. Il secondo semestre 2015, quindi nella programmazione che c'è stata riportata da chi doveva, quindi da Roma Capitale, noi siamo stati previsti nel secondo semestre 2015. Quando, e qualcuno ci ha detto una spiegazione, quando nei nostri, diciamo, nel nostro perimetro, va bene, municipale, la maggior parte dei municipi ha già sta per entrare in differenziata. Quindi se oggi già noi insieme a Roma, diciamo, soffiamo di questo tipo di problema organizzativo, raccolta e quello che prepara, sarà più probabile che se noi rimaniamo l'unico pezzo di Roma che nel suo perimetro non ha la differenziata, beh, saremo inondati di monnezza, ok? Perché ovviamente poi rimaniamo la parte centrale senza difesa, in quanto sono convinto che siete a conoscenza, ma io lo dico lo stesso, dobbiamo preoccuparci di quello che sarà il contratto di servizi dell'AMA, perché è vero pure che questa programmazione ha una certa, tra virgolette, logicità, divisa in 155 zone, in zone verdi, gialle, rosse, blu, rosa, voglio dire, no? Ci hanno un pochino fatto un quadro teatrale di quello che poi è il problema dei rifiuti. Bene, noi ce lo siamo visto, ce lo siamo studiato. Ma è vero pure che comunque sia, se non c'è economicità, ok, e personale adeguato per fare questo tipo di lavoro, tutta questa programmazione rimarrà, se non al 100%, ma sicuramente al 50% carta straccia. Perché dico questo? Perché nel 2009 questo municipio era stato indicato nel piano, nel programma comunale, come uno di quelli che doveva partire con la differenziata, e specificatamente nei quadranti statuari Quarto Miglio, Cinecittà Est, come messaggio, come promozione, come intervento, diciamo, di preparazione. Poi, di punto in bianco, io non so come, perché non sono riuscito ancora oggi a capirlo quello che è successo, però ci siamo visti che l'AMA, diciamo così, l'AMA ha deciso di cambiare e di intervenire nella città consolidata. Con città consolidata che significa Don Bosco, Consoli, via Corto Centocelle, c'è tutto quel quadrante, no? Che comunque
da anni esistente e con diverse criticità, con un sistema uguale, neanche il porta a porta che avremmo visto insomma quali risultati avrebbe portato, ma con il duale, quindi un suicidio annunciato. Quindi abbiamo fatto una operazione di questo tipo e in pochi mesi abbiamo fatto, nella scorsa consigliatura, abbiamo fatto 2-3 consigli aperti dove i cittadini venivano qui e ci dicevano che questa cosa non funzionava. Ma non è che lo sapevamo noi, lo sapevano i cittadini, già lo sapevano chi di dovere. Però per far coincidere dei numeri, perché statuario, un quarto miglio, Cinecittà Est probabilmente non arrivavano a quei numeri che servivano per coprire la carta, i calcoli, no? Per fare somma, va bene? Per giocarsi una certa azione, un certo risultato. Io questo lo dico a prescindere dai colori, perché ricordatevi, dirò una cosa banale, la Monnezza non c'ha colori, nessuno si può esimere dal dirsi no, ma io non c'entro niente su questo problema. Dal primo cittadino di Roma fino all'ultimo cittadino è un problema di tutti. E ovviamente per diverse competenze, ovviamente, però tutti siamo partecipi di questo problema. Arriviamo ovviamente ai giorni nostri. Quindi il nostro municipio ha subito un danno. Ma oltre ad aver subito un danno, cara Presidente, non si è preoccupato di ottenere un inserimento in un tempo adeguato, cioè in un programma più congruo per il nostro territorio. E mi sembra che siamo tra gli ultimi a dover entrare in funzione. Questo per dire che oltre a non aver percepito che ci sarebbe stato un suicidio programmato nelle zone prima suddette, ci siamo trovati ad essere stati esclusi da una programmazione urgente per un quadrante come quello che era il 10° municipio ed è quello che è diventato il nuovo 7°, perché da San Giovanni a Vermicino sfido chiunque insomma a dimenticarsi di un quadrante di questo tipo. Avranno giocato in maniera non organica pesi politici? Non mi interessa, a noi ci deve interessare il risultato. Allora arriviamo poi al fatto che quindi avete subito anche quest'onta, no? Di trovarci in difficoltà, perché poi Presidente Martino, poi capita a noi che veniamo sollecitati, no? A volte non sappiamo che dire, ma non solo su questo argomento, ma anche su altre cose più o meno importanti, più o meno gravi, più o meno insomma attuali, eccetera. Però la cosa più imbarazzante è quando uno non sa che dire. E lei era d'accordo con me, io mi auguro che dopo il suo intervento lo possa confermare questo. Perché? Perché noi siamo comunque la periferia e la periferia, no, arriva sempre dopo, su tutto. E allora ecco perché il mio intervento parte da elogio. Il mio intervento è elogio perché oggi noi abbiamo anticipato, non ci siamo fatti governare, abbiamo provato a governare. Dovrei dire abbiamo governato questo meccanismo, però poi forse no, ci montiamo un po' la testa, ma stiamo provando a governare questo meccanismo prima di subirlo, e quindi questo è logico. Successivamente ovviamente questo risultato disastroso ci ha spiazzato, ci ha messo nella condizione di dover recuperare, quindi adesso con questa commissione, con questo problema che c'è stato, è ovvio che è sotto gli occhi di tutti che a questo punto capire perché non partiva male differenziata, no? Beh, mi viene spontaneo, ma se lo capisco io, come dico generalmente, lo capiscono tutti, cioè nel senso che se un quadro non partiva, non c'era l'interesse affinché potesse partire un quadro, abbiamo saputo nome e cognome, va bene? E tutta la sua piramide, no? A scendere. Quindi ovviamente non c'era un interesse affinché questa cosa potesse essere insomma attuata. E questo è il problema ancora più agghiacciante, cioè siamo stati tutti, nessuno escluso, manovrati, ok, da questa situazione a vantaggio
a vantaggio di chi di dovere. Poi ce la vendiamo col sindaco, ce la vendi tu, no? Ce la vendiamo col presidente di turno, nel caso del municipio, ce la vendiamo col presidente dell'AMA di turno, perché è normale, no? Che se uno poi, cioè, riconosce quelle figure, è normale che, ma se noi avessimo avuto certezza che dietro c'era tutto questo, beh, qualche soddisfazione la saremmo torta, perlomeno avremmo parlato anticipatamente, insomma, perché certe cose non funzionano, oppure tutti lo sapevamo, ma nessuno ha avuto mai il coraggio di poterlo dire, diciamo anche così. Lavoro della commissione è lavoro scrupoloso. Si può modificare qualcos'altro, però dico nella composizione, insomma, mi sembra che abbia trattato poi gli emendamenti che sono stati portati, che anche io ho firmato, quindi non sono una critica, anzi, ma sono una ulteriore piccola sollecitazione, ci siamo permessi di fare un'ulteriore piccola sollecitazione, e se saranno accettati ben venga, perché vada ad arricchire quello che può essere il lavoro successivo. Ora, le critiche, io ho solo adesso in questo momento un tono visivo, però ho detto anche, spero di essere poi smentito, però le faccio in anticipo, Presidente, perché così almeno resta sempre sollecitata e, no, insieme a noi probabilmente ci darà di più su questa cosa. Allora, dobbiamo entrare nel 2014. Non possiamo permettere di farci spostare, perché poi il 2015 con tutti quelli che ci saranno non arriveremo al 2016 o 2017, o probabilmente chissà quello che succederà, e qui noi faremo poi in modo permanente. Quindi io le chiedo, e mi auguro che sia condiviso da questo, perché sta anche nella lettera, di fare il massimo, e se lei, visto che ha la delega, quindi ha voluto trattare questo argomento in modo diretto, qui con noi, noi saremo a suo fianco, perché saremo, ok, tutti d'accordo con questa battaglia. È normale che lei rappresenta l'istituzione qui di tutti il territorio, e in questo caso dobbiamo fare in modo che rientriamo nel 2014. Questa è una cosa che io ho voluto, e il Presidente non mi può smentire, perché è un problema. Sarà un problema se noi non facciamo questo, perché andremo troppo in ritardo. E quindi successivamente nell'elencare appunto la risoluzione, nel frattempo dover ottenere un risarcimento quale, va bene, noi potremmo anche entrare nel secondo semestre 2014, lasciamo questa all'amministrazione Caterina all'AMA, facciamo anche questa, diamo anche questa possibilità, no? Non vediamo partire domani, però. Nel frattempo far sì che quello che abbiamo chiesto, quindi informativa, va bene, far sostituire i cassonetti, ampliare i contenitori per le raccolte del vetro, per la carta, la plastica, per l'alluminio, tutto quello che poi fa parte di questo mondo, di poterlo comunque anche ampliare. Quindi anche il voto, io mi ricordavo il voto a perdere, quando andavano i bambini che dovevamo con la cosa scelta, il vuoto a perdere, oggi siamo un vuoto a rendere, ma comunque è un vuoto che comunque può essere utilizzato, perché il vetro, voglio dire, è sempre stato, prima si trovavano bottiglie di vetro per strada, quando noi eravamo gli assini, pensate, il vetro si trovava, oggi, capito, si fanno i bivacchi, è passato un po' di tempo, 14, 15, 20 bottiglie di vetro, succederà anche il vetro, c'era il vuoto a rendere. Però dico, però poi insomma, no? Cioè, adesso è anche questo, quindi anche una cosa semplice da poter mettere subito in campo, no? Quindi il vetro, se no, abbiamo decine e decine di cooperative, decine e decine di problemi che hanno di persone che non hanno la possibilità di dare un contributo, quindi di creare delle strutture che fanno di questo tipo di lavoro, vetro, alluminio, plastica. È normale che poi ci servirà anche allargare, cioè se questo dovesse essere, è normale che poi adesso abbiamo dei quadranti
che sono già dal punto di vista morfologico, no, idonei. Però poi è ovvio e normale che più, no, più si aumenta il contatto con la superficie territoriale e più il risultato può essere ovviamente maggiore. Però in tutto questo l'AMA ha un ruolo fondamentale. Allora, noi vogliamo stare, e io questo mi sembra di averlo capito dall'intenzione della risoluzione, vogliamo essere attori principali. Abbiamo innescato un meccanismo, lo abbiamo fatto anche su altri settori, come quello degli impianti sportivi, dove comunque invece di aspettare il nuovo regolamento siamo stati contributivi nel farlo il nuovo regolamento e di proporlo. Mi auguro che anche dal punto di vista urbanistico, io ricordo sempre, Presidente, di partire, no, anche ad affrontare le cose prima che aspettare che poi comunque sia il Comune ci dica quello che dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare per forza. Però questo dell'AMA è importante perché noi come municipio dobbiamo dire la nostra sul territorio, anche perché se poi diciamo la nostra e non funziona, perlomeno possiamo sentirci responsabili di qualcosa che abbiamo detto e che abbiamo detto alla stupidaggine eventualmente, ma sentirci responsabili di qualcosa che ha deciso qualcuno in altre parti, perché poi i cittadini vengono qua, non vanno alla Regione Lazio, non vanno, ovviamente stanno a parlare pure loro, arriva pure al nazionale, però generalmente è il municipio la frontiera. Al massimo si va in comune, no? Poi dice a voi, ma noi ci hanno detto che questo è. Ma come non c'è? Che è il pozzo desolante, no? Quindi noi dobbiamo essere attori principali e dobbiamo capire se il programma è un programma che ha una logicità e c'ha una funzionalità, una sostenibilità, o sono solo chiacchiere distintivo, come qualcuno più importante mi ha detto. Perché comunque sia, se non c'è personale, se non ci sono le economicità, arriveremo a fare una programmazione che non sarà mai completata o effettuata. Cara Presidente, io quello che devo dire ho detto, mi auguro che possa ricordarsi di questo intervento e di questa raccomandazione. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Latrosa, prego. Pubblico, io ho detto alla Presidente che non volevo intervenire, anzi, però ho sentito le affermazioni, mi hanno dato leggermente fastidio, ma non perché quando si parla sono contento e finito l'ECA, non è finito, è iniziato un'altra, degli avvisi di garanzia, perché non viene da poco vicino quello che sta succedendo, viene da molto. Quando Malagrotta ormai è chiusa, non riceve più, quando io ironicamente ho attaccato il presidente Fantino e il sindaco Marino, su alcuni giornali di quartiere, ironicamente il presidente Berlusconi, e l'ho fatto perché ero consapevole che se c'è questo casino, se c'è non viene raccolta l'immondizia, un problema c'è. Non è perché non ci sono i mezzi, non è perché non ci sono gli uomini, è perché non sanno dove portare i rifiuti. Pertanto riempire i camion e lasciarli a Malagrotta tutti quanti in fila e non può entrare perché è tutto chiuso, sarebbe stato un problema grande. Allora Attuale dice facciamo così, lasciamoli, raccogliamo un giorno sì, due giorni no, e intanto vediamo quello che succede, mandiamo magari i furgoncini a raccogliere intorno ai secchioni e andiamo avanti così. Andiamo avanti fino a che qualcuno giustamente ha deciso cambio i vertici dell'AMA perché era tutta una manovra, infatti guarda caso, adesso faccio un esempio, il 7 nominano il presidente questo che si è dimesso, perché come i comandanti dirigenti, cosa succede questo con Marino, oggi li nomina e domani si dimettono, oggi nomina e domani si dimettono. Perché? Perché purtroppo è questo quello che succede. E Marino è un uomo molto intelligente, un chirurgo giustamente, e quindi capisce le problematiche che ci sono a Roma. E lui chiede curricula, e chiede curricula, però giustamente Strozzi nel suo curricula non ha scritto che era indagato per traffico di rifiuti, si era dimenticato. Giustamente lui sul suo curricula doveva scrivere sono professore, sono qua e sono pure indagato per traffico di rifiuti.
giustamente se ne è accorto con un marito. E allora la situazione sta precipitando. Ma guardate bene, non so se avete fatto quando fate le piramidi con le carte, no? Se si comincia da sola piano piano casca, ma se si comincia a colpire subito la base, viene giù tutto, ragazzi. Viene giù tutto perché è una cosa che viene. Noi abbiamo governato, cioè noi, la regione Lazio è stata governata 5 anni da Landi, 5 anni da Badaloni, 5 anni da Storace, 5 anni da Marazzo, 2 anni e mezzo da Polverini, 1 anno da Zingaretti. Ragazzi, non è che Ceroni si è inventato se trafficava con le tonnellate e tonnellate di rifiuti soltanto perché lui poteva fare tutto, è vero che aveva dei rifiuti, ma perché? Perché il sistema corrotto che girava intorno a lui lo permetteva, tanto più che le intercettazioni che stanno uscendo con gli eccellenti. Già siamo tornati insieme a Gaia Rotelli, quindi eccellenti, voglio dire. E quindi adesso la situazione nostra sta precipitando, forse qualcosa sta risolvendosi piano. E io ringrazio pure Poli, perché visto che l'hanno ringraziato tutti quanti, lo ringrazio pure io, perché è giusto che il lavoro che ha fatto lui, ma tutti i commissari, e mi sembra che tutti i commissari abbiano lavorato 5-6 ore a commissione interrettamente proprio per portare a meta questa risoluzione a spinta. Come porta a porta a spinta, noi facciamo le risoluzioni a spinta, in modo che abbiamo qualche cosa in più da giocare. È chiaro che questa risoluzione fatta in minimi particolari, bello, sì, copia e colla, decreto del Ministero dell'Ambiente, tutto quanto, che nessuno ha letto, perché tanto che non scriviamo tutta la roba. Io sono convinto che più scriviamo, più facciamo danni, dobbiamo essere un po' più consistenti negli argomenti. È chiaro che scrivendo tanto poi alcuni argomenti si perdono nelle parole, si perdono, come magari io ce l'ho avuto sempre qua, Permicino è una zona di Mirma, mi ricordo che il Presidente ha detto che maggiore attenzione ai quartieri, diciamo, periferici, estrema periferia. Voi dovete sapere che Permicino funziona con Frascati fa la raccolta differenziata. E facendo la raccolta differenziata, che cosa comporta? Che chi non è il tempo per portare, per darsi il chiedo tutto quanto, va via di San Matteo, dove c'è una discarica di cemento di fronte alla scuola, e dove scarica tutta la roba. Perché voi dovete sapere, se siete pratici della zona, che Permicino non c'è, abbiamo Permicino sta da un'altra parte, e Permicino non ci sono. Non ci sono i secchioni, i cosiddetti secchioni per la raccolta immediata di tutto materiale, non ci sono, c'è soltanto, io capisco Presidente Poli, non sa deve prendere, e se ci abiti però lui evidentemente ci ha dei problemi di mente. E allora non devi pure sapere che lì abbiamo i secchioni verdi, ma non abbiamo il multimateriale. Perché? Ma c'è una motivazione che non ce l'abbiamo, poi consigliere Poli, lei ci abita, ma abita a Tor Vergata, che è differente da Ermicino. È come se io dico abito a Ermicino, ma abito a Via del Monrano, non è la stessa cosa. Siamo in stesse distanze, quindi non ci inventiamo i quartieri, io ci abito, io ci passo, quando vado a Frascati a mangiare la pizza. Vuoi dire così, forse è meglio. Allora, il problema qual è? A Ermicino non si può fare, non vengono messi i secchioni raccoglitori, un semplice motivo, perché le strade sono strette e non permettono il posizionamento di nessuno. Però non permettendo questo, siccome a Frascati e colle a fianco c'è anche collo Pizzuto che fa la raccolta differenziata, tutti quanti vanno a Ermicino, quindi è diventata Ermicino una discarica a cielo aperto. Ma questa va avanti da anni, da quando quando il niente supremo qua d'accordo pure con, scusate, d'accordo con qualche mente suprema contente degli anni passati, d'accordo con qualche cervello grande dell'altra amministrazione, ha deciso di fare la raccolta differenziata del 10 municipio. Dove la vogliamo fare? Dove ci crea meno problemi? Facciamo la via Fausto Rigoni, quartiere più popoloso d'Europa,
dove ci stanno palazzi dei 12 piani, quartieri, gli androni piccoli, c'è di tutto e di più, e noi vogliamo parlare, vogliamo fare l'esperimento. L'esperimento non era quello, signori, l'esperimento doveva partire a Quarto Miglio, che è una zona piccola, doveva partire a Statuario, doveva partire a Pernicino, che erano quartieri più circoscritti. Invece abbiamo voluto tentare questo fallimento, perché poi è stato un fallimento di destra e di sinistra, perché è stato dal Presidente Medici che ha parlato questa situazione e dalla Giunta Alemanno che l'ha consolidata, perché giustamente anche la Giunta Alemanno c'è stato in mezzo, non è che ci inventiamo. E quindi torniamo poi col problema dei rifiuti, perché saranno indagati destra e sinistra, più sinistra che destra, perché forse sarà questo, sarà un problema molto grande. Poi ci rivedremo qua per 15-20 giorni, un mese, e vedremo i nomi eccellenti, quali saranno quelli che cadranno, quelli che qualcuno dice, ma quanto era bravo, quanto è buono, ma chi? Montino, ma il sindaco di Fiumicino, ma è bravissimo, ma sta dentro, quindi sta tranquillo. E quindi questo per dirvi chi ha gestito per dirvi la regenerazione. Poi ha detto bene Tudino, ha fatto degli interventi, dice noi dobbiamo avere più tutela, dobbiamo avere i nostri quartieri, dobbiamo avere, diciamo, più occhio per capire dove effettivamente possiamo fare questi esperimenti. Sono esperimenti, io li chiamo esperimenti, perché come tutti gli esperimenti vanno sempre male, e ci vuole tempo per fare gli stessi si possono. Adesso mi sarei aspettato al Presidente Mantino, visto che c'è la situazione così tragica nei nostri quartieri, nel nostro municipio, magari un piccolo intervento, come ha fatto, come ha rilasciato delle ottime dichiarazioni per quanto riguarda la cultura, i 40.000 euro della cultura, che era una cosa bella, giustamente mi sarei aspettato anche questo dalla Presidente. No, giustamente la cultura è cultura, la spazzatura è un'altra cosa. È giusto, noi viviamo con la cultura insieme alla spazzatura, perché non ce l'ha pure prima, perché vede Presidente, lei mi rappresenta, io sono fiero che mi rappresenta, non l'ho votata, però io rappresento le istituzioni e giustamente devo rappresentare, devo riconoscere lei che ha vinto le elezioni, e quindi è giusto che venga, che governi questo municipio, ma è anche giusto che riconosca il ruolo a questi che hanno perso e anche a quelli che hanno vinto, che purtroppo si trovano in grossi disagi. Disagi perché non vengono ascoltati, perché non credo che i consiglieri di maggioranza come quelli di opposizione, io ho avuto il coraggio di scrivere qualche articolo così ironico sui giornali, di fare qualche manifesto, non pare. Qui invece qualcuno della maggioranza, senza offesa, non la prendere come offesa, se no riprendiamo, io leggo due leggi che succede facendo. Però la stessa maggioranza si vede che ha dei problemi di comunicazione. Comunicazione, perché ma che ne pensa il Presidente Mantino sull'emergenza di rifiuti? Ma ha delegato tutto Poli, parla Poli su sta risoluzione. Io parlo con Poli, vado pure in commissione, gli dico giustamente, il Presidente Poli, abbiamo fatto un intervento con l'AMA, e che cosa dobbiamo fare? E dice, dobbiamo fare, ci abbiamo controllato i secchioni. Ah sì, ci abbiamo, l'AMA ci ha detto fate la lista dove mancano i secchioni e mandate le mail. Ha detto, oh, meno male, abbiamo svoltato, sono arrivati i secchioni, arriviamo tutto quanto. Che ci vuole adesso? Ho detto commissione approvata, il Presidente ha pure fatto la lista, tre secchioni hanno chiesto, non tutti, e ancora stanno lì, non so io. E dopo due mesi uno pensa, dice, qualche domani, vogliono richiedere se quindi non arrivano. Allora io gli chiedo, Presidente Mantino, tutto devi passare sotto di lei perché è giusto, lei governa il municipio, è un piccolo governatore, e governa questo municipio, giusto? È giusto che lei sappia tutto, che tutto passi sotto le sue mani, sotto i suoi occhi, sotto la sua segreteria, per carità, ma è anche giusto che noi abbiamo bisogno di lei, di quella persona che ci dà un conforto, dove ci dice magari ragazzi miei abbiamo grossi problemi, anche se voi siete, c'è tutti, sono gli occhi di tutti che i secchioni non si svuotano, che le strade non si spazzano, che i marciapiedi sono rotti e ce l'ha l'immondizia dentro perché poi la mano è un po' pulita perché poi l'ascia non ce l'ha, quindi sarei aspettato magari un piccolo intervento, Presidente, ma piccolo, in commissione, un passaggio, mi trovo qua, che sta dicendo? State trattando, qual è il problema? Magari io non faccio parte della commissione,
però quel giorno se sapevi passare una visita in privatino, perché mi serve infatti sempre mortaio, avere la vicino 5 minuti e parlarci sarebbe stato il mio colore, ma più che altro per rispondere le mie perplessità, le mie amarezze, cioè passare davanti a una scuola e vedere un quintale di immondizia davanti alla scuola, con i topi che giocano, che saltano, ma la gente dice, ma poi che fare? Io faccio il consigliere, chiedono al presidente come sta facendo, perché noi abbiamo convocato l'anno, l'anno è venuta, ci ha detto quello che dovevamo fare, ci ha detto che c'ha problemi, fateci un piano, fate questo, fate quest'altro, però cambia i vertici, cambia tutto. Ma Marino si è preso il suo tempo fino al 7 gennaio per fare questo, il 7 nomine tolta restano, quindi c'è stato tutto sopra il collegamento. Poteva farlo pure sotto l'andare, hanno già aspettato il 7 dicembre e l'8 dicembre per andare stato. Allora, come consigliere, che rappresento una parte della minoranza, come capo gruppo, dico va bene, va benissimo questa risoluzione. E va talmente bene che ho ritenuto giusto per me, dopo che l'ho letta attentamente, non facendo parte della commissione, ho pensato giustamente di fare degli emendamenti aggiuntivi, degli emendamenti che per me sono emendamenti giustissimi, perché quando andiamo a leggere il deliberato, maggiore spazzamento delle strade o pulizia vicini, a me mi viene un dubbio e dico, è vero che noi spazziamo le strade, è vero che tagliamo i cigli, ma è vero che ci sono anche i marciapiedi da togliere l'erba. È vero anche un'altra cosa che tutti hanno sottovalutato, non a caso io feci la prima proposta in commissione, questa poi è stata messa nelle premesse, dove chiedevo un'attivazione per mettere dei kit nei posti un po' più delicati, tipo davanti alle scuole, davanti ai parchi, ai giardini, e la raccolta delle lezioni di altri canini. Ma per invogliare la gente a raccogliere. E un'altra proposta che ho fatto, dopo sarà aperta, è la raccolta delle bici canine davanti alle scuole. Io non so se voi avete dei figli, dei nipoti, se vi è mai capitato che passando davanti alla scuola mi ha acciaccato, quello che hanno acciaccato è stato portato dentro la classe, no? E il compagno vicino fa mazza che puzza, e sa che è tutta la giornata. Io mi ricordo, anche se ho 60 anni, ancora mi vuoi dare, e fate gli scherzi un po', però ogni tanto mi ricordo, abbiamo fatto delle mozioni, delle risoluzioni che danno degli indirizzi all'acqua, proprio per tutelare quelle parti deboli che erano le scuole. Le scuole erano quelle principali, diciamo, per la pulizia dei cittadini, e quindi ho detto ho ritenuto giusto, poi giustamente ci sono altri consiglieri che valuteranno se è giusto o no, nemmeno giusto portare queste osservazioni che sono importanti, anche se qualcuno le sottovaluta, no, sono cose piccolezze che danno una certa importanza, come danno importanza una pubblicità diciamo, quando presentano gli emendamenti che riguardano proprio i proprietari dei cani. Noi abbiamo un'anagrafe canina, noi abbiamo l'ama, se fa un collegamento con l'anagrafe canina riesce a capire chi sono i proprietari di cani tramite il microchip che qualcuno ha e qualcuno non ha, però quel qualcuno che non ha è giusto che si ricordi che sono dai 25 ai 270.000 e 270 euro. E il problema qual è? Un raccordo tra ama e l'anagrafe canina arriva a casa del proprietario allegato all'ama, quando va il collettivo dice tu lei è il proprietario di un cane, pertanto le ricordiamo che deve uscire con la paletta, le ricordiamo che deve uscire con la scopetta, le ricordiamo che deve portare la bustina, le ricordiamo che se non fa questo è passibile di una multa da A. Io penso che sia importante questo, non è un orientamento stupido, può darsi poi, bisogna vedere cosa si richiede, mezzo modo, mezzo via, se lo fa la posizione potrebbe essere stupido, se poi viene modificato la maggioranza potrebbe essere intelligente. Però io, siccome sono molto democratico, siamo passati agli emendamenti, no? No. Quindi, ecco,
facciamo la discussione generale. E quindi sta usando lo stesso sistema che uso io come alcuni consiglieri. Però incomincio da capo. E allora detto questo, ritorniamo giustamente al Presidente Ragione. Il problema dell'AMA è grande, agli occhi di tutti, è un problema che viene con te da molto lontano. Viene da lontano, viene anche dalla gestione, perché noi questo cancro, ce lo portiamo da lontano, ma non da lontano dal comune, all'interno del nostro municipio, perché è qui che si è considerato schifo, è qui che sono stati nominati i vertici dell'AMA e qualcuno a quei vertici dell'AMA non li ha presi negli orecchi e gli ha detto: ragazzi, non si può fare così. Nessuno ha scritto dicendo c'è quel dirigente che non sta funzionando, c'è quello che non ci ascolta. Io come presidente non mi sento ascoltato, questo bisognava che poi lei abbia fatto presidente in altri luoghi, magari con più delicatezza, non come sto facendo io, che sono un po' più rigoroso negli interventi, sono molto sì, però lasciatelo passare, l'età, l'anzianità, sono tutte problematiche che ci aiutano a dimenticare quello che vogliamo dimenticare. Quindi termino con questo dicendo: non se ne voglia il Presidente Poli, perché prima, quando stava al telefono, ho ringraziato il Presidente Poli per il suo profuso impegno, per carità, ho ringraziato le commissioni, perché giustamente anche le commissioni, però io, anziché scrivere 7 pagine, ne avrei scritte 3 pagine, ma molto più ristrette, non più, non partire. Bravo. Anche allegandoci il progettino dove viene fatta la raccolta differenziata al 9 municipio e al 10 municipio, quali sono le zone, poi fa capire ai cittadini, un cittadino che prende giustamente una risoluzione, dice: ma qui che significa? All'aria gialla, verde, gialla, azzurra, grigia, devi leggere, no? Invece noi sappiamo benissimo, guarda che l'aria gialla possiamo la fare al Vermicino, l'aria verde la fanno a Quarto Miglio. Ecco lì che abbiamo dato un po' più di trasparenza alla risoluzione. Detto questo, Presidente Poli, non sto offendendo, quindi lo chiedo alla replica, perché se no insomma. Quello che dico, questo è soltanto l'inizio. Ho detto una risoluzione spinta, porta a porta, spinta, perché serve per aiutarci. Non vorrei che poi finisce tutto quanto, finisce tutto in caciara, finisce tutta in caciara, no. Noi dobbiamo essere vigili, il Presidente ci sarà, prenderà la parola, giustamente, perché è giusto, ci prenderà l'impegno, perché il Presidente prenderà l'impegno che il nostro municipio dovrà essere un municipio pilota, un municipio all'avanguardia, un municipio dove chi entra a San Giovanni dice: porca miseria, sono entrato in un'oasi verde, non ecologica, un'oasi verde, guarda quanto è bello, no aia, come ha scritto il Presidente Medici, denuclearizzata, aia, municipio ecologico. Oh, che bello vedere, non vede più la spazzatura, non vede più quello che butta, come passa le sigarette proprio il pacchetto, l'ho fermato tutto, ho detto: ma scusa, ma tutti per terra, cioè che si può buttare, ma a casa tua il pacchetto butti per terra, dice: no, e allora perché qui butti per terra, il quartiere è casa tua, ragazzi. Quindi questa è l'educazione che manca, è la famosa educazione civica che io ho sempre detto che si faceva negli anni quando io facevo le medie, elementari, medie, si studiava educazione civica, dove insegnavamo ai nostri figli, adesso ai miei nipoti, dove insegnavamo come comportarsi, purtroppo come tutte le cose belle finiscono, l'educazione civica non serviva. Non serve, guardi una volta, ma leviamo, tanto siamo liberi, facciamo tutto quanto. E' quelli che abbiamo creato seri problemi con la nostra generazione, perché anche lo stesso che io sono pieno, se mi vado in tasca sono pieno di caramelle,
ma non è gente una per terra. E se legate una per terra, sta raccolta. Perché se un milione di persone buttano un pacchetto di rifiuti, facciamo una tonnellata di rifiuti così, senza. Va bene, io vi ringrazio, scusate se sono stato un po' monologo, però non andava così. Grazie consigliere Lattoni. Presidente Tantino. Grazie presidente, consiglieri. Diciamo che sentendo il consigliere Mazzono mi viene da pensare che se mi avevano raccontato che interveniva poco prima, evidentemente questa consigliatura lo deve aver sciolto, perché diciamo che interviene tanto. Però, oltre ad intervenire tanto e raccontarci tanti suoi punti di vista e pensieri, in questo intervento penso che abbia tralasciato, probabilmente perché la memoria non l'ha aiutato, gli ultimi 5 anni, che sicuramente non spiegano tutto quello che abbiamo anche appreso dai giornali in questi ultimi giorni, che è il tema dei rifiuti, ma ci mettono una bella pesante difficoltà al tentativo di superare un'idea, una concezione del trattamento dei rifiuti che certamente non interessa solo Roma, ma fa parte di una cultura e di un modello di produzione. Questo lo dico perché oggi la situazione in cui versa l'AMA sicuramente è l'accumulo, e lo abbiamo credo ormai tutti appreso dai giornali, anche con dettagli piuttosto importanti, ma è anche una gestione che negli ultimi anni ha messo la pietra determinante sulla testa di questa azienda, facendogli entrare una quantità piuttosto importante di persone che sono andate ad occupare posti che sicuramente per un'azienda che tratta i rifiuti non è quello che noi abbiamo bisogno per affrontare che cosa. L'obiettivo che si è posto il sindaco Marino, l'assessora Marino e la città tutta, che oggi governa il Campidoglio, è quello di tanto rispondere e corrispondere a quelle che sono le direttive europee in termini di rifiuti e di ambiente, ma è quello di passare da un modello aziendale dove il trattamento dei rifiuti è basato sulle discariche e sugli impianti di combustione a quello basato sulla raccolta differenziata. Chiaramente l'esempio secondo me emblematico di quanto siamo vicini alle zone della Campania, che tutti noi anche seguiamo dai giornali, è che Malagrotta dovrebbe essere vicina ad essere dichiarato disastro ambientale. Allora io credo che se una realtà come quella di Malagrotta, dove ci abitano altri cittadini, con cittadini nostri romani, c'è stata una delle grandi decisioni prese dal Campidoglio, ma sicuramente decisione che si prende per difendere e salvaguardare la salute dei cittadini in condizioni in cui non si ha la possibilità immediata di risolvere tutti i problemi che questo anche comporta, come ad esempio che si fa nel frattempo con i rifiuti. Nel frattempo con i rifiuti si devono dare fuori e questo avrà anche un costo, perché i rifiuti la popolazione continua a produrli, anche perché, diciamocelo pure, viviamo in una società che anch'essa rappresenta un modello e una cultura in cui dagli imballaggi alle confezioni è una produzione infinita di materiale di scarto che vanno ad aumentare i nostri rifiuti. Allora io credo che va dato atto al sindaco Marino e a tutta la sua giunta e alla maggioranza che governa oggi il Campidoglio che abbiano finalmente individuato qual è la strada giusta. Strada giusta che sicuramente chi fa può sbagliare, chi fa male sbaglia e peggiora la situazione, ma sicuramente gli va riconosciuto che l'indirizzo è quello che noi tutti vogliamo, perché dalla nostra risoluzione, dal lavoro ottimo che ha fatto Marco Poli e i consiglieri che hanno collaborato, che cosa stiamo dicendo e sollecitando? Che questo modello aziendale che riguarda
e il trattamento dei rifiuti metta al centro e parta dal modello della raccolta differenziata, che però lo sappiamo oggi la raccolta differenziata che si sta portando avanti ad esempio in un municipio vicino a noi che è l'ex ottavo, che è su tutto il municipio, comporta un utilizzo di personale enorme. Allora è chiaro che questa necessità di utilizzare per essere efficiente, perché sennò si fa su tutto il territorio, non è più la sperimentazione su alcuni quartieri, è su tutto il territorio. Allora il nostro municipio, adesso ho sentito qualcuno che probabilmente non vedendo comunicati sul giornale deve aver pensato che l'attività di un presidente di municipio si consuma nelle dichiarazioni sui giornali. Io credo che quelli sono strumenti che quando vengono utilizzati per denunciare sia l'ultima spiaggia. Prima è un dovere istituzionale, una responsabilità istituzionale quella di percorrere tutte le istanze istituzionali che noi stiamo percorrendo attraverso risoluzioni, attraverso leggi, attraverso riunioni, per raggiungere e chiarire ed ottimizzare quella che è la collocazione di questo municipio all'interno dei 15 municipi del Comune di Roma. Vi dirò un'altra cosa, ho sentito pure dai vostri interventi che si pensava che la scelta di questo municipio a non partecipare fra i primi per la raccolta differenziata fosse dovuta a qualche non sollecitazione o pregiudizio. In realtà questa fu già istruita dalla precedente consigliatura, cioè già nella precedente consigliatura io ebbi modo di rappresentare a chi all'epoca faceva l'assessore all'ambiente la necessità che l'ex nono municipio, perché all'epoca ero presidente dell'ex nono, potesse rientrare fra i municipi che per primi avrebbero partecipato alla raccolta differenziata. Però non fumo inseriti allora e nel percorso che si è dato inizio con la nuova consigliatura noi stiamo al posto che ci hanno messo precedentemente. Questo io credo che la richiesta che facciamo nella risoluzione di anticipare al 2014, chiaramente l'ho già posta, l'ho già sollecitato in diverse riunioni anche fatte, e insiste, anche fatte con gli altri presidenti, e le ragioni e le motivazioni per le quali il nostro municipio insieme ad altri, sicuramente non siamo l'ultimo, è legata all'importanza anche numerica che ha il municipio, perché come sta avvenendo nell'ex ottavo è coinvolta tutta la popolazione. Allora io credo che speriamo che il nuovo presidente dell'AMA vada ad occupare un posto da dirigente e possa di conseguenza organizzare e mettere nelle diverse postazioni dell'organizzazione dell'azienda quelle figure che al momento non ci sono. Impianti, per esempio, chi è il responsabile dell'impiantistica o delle isole ecologiche dell'AMA, che sono altrettanto importanti per la logistica e per l'organizzazione dell'intervento, e finora è la nuova casa, nel caso nostro. Ho avuto un incontro con il dirigente Ferrone, che è il dirigente territoriale, il quale mi ha confermato che la raccolta duale è stata definitivamente superata sia nell'ex nono che nell'ex station, cioè tolta, e che abbiamo un sottorganico di 80 operatori ecologici. Allora, questo è il tema. Allora, è chiaro che affrontare e raggiungere anche una parte delle richieste, delle sollecitazioni che noi stiamo facendo è parte del percorso che io ho già iniziato e continuerò a portare avanti. Evidentemente la prima opzione che ho posto all'AMA è stata sto organizzando una mappatura delle criticità del settimo municipio, ricordo a tutti che siamo intorno a 350.000 abitanti con un'estensione comunque importante, ma con alcuni quartieri che hanno una densità di popolazione elevata. Allora, fatta questa mappatura e definite le criticità, rifacciamo una riunione, perché quello che chiedo è che nell'immediato mi vengano garantite questi interventi.
Dopodiché, sulla base del nuovo contratto aziendale che farà, no, il Lama, vedremo e valuteremo insieme all'amministrazione capitolina quale sarà, diciamo, il trattamento che riceverà il settimo municipio e se nell'ottica e nella consapevolezza che facciamo parte di un comune che ha 15 municipi, dunque non siamo noi da soli e l'amministrazione centrale, valuteremo se le condizioni che ci verranno proposte per quel, diciamo, livello minimo indispensabile che ci permetterà di attendere l'inserimento di questo municipio nella sua totalità alla modalità, al modello di raccolta differenziata, ci permetterà di farlo in termini decenti, in termini, diciamo, accettabili. Allora, questo è il tema, questa è la cruda realtà e credo che il difendere, malgrado i momenti in cui si può anche scivolare, malgrado le difficoltà, e difendere un obiettivo che dalla nostra stessa risoluzione è evidente che condividiamo. Non lo dobbiamo nascondere, dietro a ciò che si vede sui giornali ci sono alcune testate come il Messaggero, che sono testate che hanno, diciamo, un legame molto forte con certi interessi nel comune di Roma e nel Lazio, e non sono estranei, non sono lontani dal capire che non è che ci stiamo giocando solo la partita di chi sarà il presidente dell'AMA e di quanto faranno la raccolta differenziata, ma ci stiamo giocando la partita del futuro di questa città. Perché se vinciamo questa partita anche con difficoltà, anche con scivoloni, vorrà dire che abbiamo veramente messo una pietra e possiamo cominciare a guardare un futuro diverso per la città. Se questa partita la si perde, io credo che sicuramente non ci saranno vincitori fra i cittadini, ci saranno qualche vincitore, uno, due, ma non certo la cittadinanza di Roma. Grazie. Grazie Presidente Fantino, abbiamo chiuso una discussione generale, passiamo adesso all'esame e alla discussione per quanto riguarda gli emendamenti. Sette emendamenti. Tutti aggiuntivi. Io non so, chiedo se i firmatari di questi emendamenti facciamo una discussione unica, poi abbiamo la votazione unica, poi la votazione separata direttamente. Si può fare. Va bene. Allora, passiamo. Prego. Mentre i colleghi erano impegnati, insomma, nelle loro esposizioni, ho avuto modo di leggere gli emendamenti, siccome alcuni possono essere recepiti perché sono in linea con quanto diceva la riunione, io per accelerare i tempi, quindi questionare che abbiamo anche qui i cittadini presenti, proporrei una piccola sospensione per vedere quelli che possono essere direttamente inseriti ed approvati, anche con i componenti della commissione, insomma, perché e quindi molto velocemente 5 minuti insomma, per poterli poi valutare, insomma, considerando che abbiamo fatto tutte quelle riunioni, queste esigenze non erano emerse, mi sentirei insomma di non da presidente di commissione per rispetto del lavoro dei commissari dovrei dire no a tutto. Però considerando che la tematica è importante, insomma, se ci sono spunti di riflessione, cose che possono essere accolte, ci mancherebbe altro da questo punto di vista. Però 5 minuti con i rappresentanti, i referenti della Commissione, più che altro, perché questo lavoro è stato fatto, come è stato prima detto, con unità di intenti, insomma, unanime, per cui mi sentirei per rispetto dei commissari di fare questo. Grazie. Anche sospendere il Consiglio 5 minuti per ficare, fermo restando che se i firmatari degli emendamenti non sono disponibili, poi vanno sempre discussi e votati. Prego, senatore. Ma non mi sembra neanche la cosa giusta fare una riunione con i membri di commissione per dire che non panissima. Io ho presentato gli emendamenti, non faccio parte. Presentatori. No, ma il problema non è tanto farlo, ne abbiamo già parlato prima, poi sono gli emendamenti aggiuntivi che sono di aiuto alla risoluzione, proprio di aiuto,
non stiamo stravolgendo quello che riportava nella risoluzione, stiamo soltanto, aggiungendo nel deliberativo alcune precisazioni che possono essere importanti per me, per voi e per tutta la quartiere. Perché se il Presidente ci ha detto che dobbiamo essere un modello, secondo me quei quattro emendamenti, stupidi o non stupidi che siano, credo che aiutino parecchio la risoluzione. Poi sta a voi accettarli, cioè se non volete bocciare, voglio dire, quello davanti alla scuola, bocciatelo, mandate i bambini che anche a casa sotto i piedi, non è No, noi abbiamo la risoluzione. Vabbè, allora, sospetto 5 minuti del Consiglio, il Presidente della Commissione con i firmatari di questi emendamenti. Posso benissimo. 5 minuti non ti preoccupare. Ieri prendere posto e riapriamo il Consiglio. Allora, riprendiamo il Consiglio dopo questa breve interruzione e credo, se ho capito bene, non si è raggiunto un accordo che possa conciliare un po' tutti, quindi andiamo alla discussione e quindi poi alla votazione degli emendamenti. Ho detto prima se era possibile fare una discussione unica da parte dei firmatari degli emendamenti, primi 5, firma di Matronula e Giuliano, quindi invito o il consigliere Matronula e il consigliere Giuliano a presentare questi emendamenti, fermo restante che poi la votazione andrà fatta emendamento per emendamento. Prego consigliere Matronula. Quindi la discussione su tutti e 5 gli emendamenti. Ah. Io 3 minuti di tempo. Il primo emendamento riguarda sul deliberativo, si parla di una riduzione del numero dei centri statali, è stato messo anche dai marciapiedi, perché è importante anche i marciapiedi, specialmente dove si trova il vetonente, sta diventando una cosa proprio ormai un occhio da dire. Quindi ho ritenuto giusto aggiungere e i marciapiedi. Allora, il secondo emendamento? Sì, tutti e 5. Il secondo emendamento è la raccolta, maggiore attenzione per la raccolta delle feci canine davanti alle scuole prima dell'apertura delle stesse. Cioè la mattina l'AMA dovrebbe fare un servizio, perché c'era inizialmente 2 anni fa questo servizio, dove la mattina, prima che arrivano le scuole, passavano le macchine, i scopini e tutto quanto, eliminavano le feci, canine, non le chiede degli azioni, comunque uguale, degli azioni e le siringhe, le eventuali siringhe. Questo perché purtroppo, se poi avete in mente alcune scuole come sono messe, prendiamo via dei Consoli, via San Giovanni Bosco, via Valle Pubblicola, sono punti che stanno abbastanza lontani dalle zone abitate. Pertanto alcuni comitati di cani, purtroppo la sera quando escono, così, non viste, roba varia, portano i loro cani intorno alle scuole, che sono i punti più meno frequentati, e la mattina i nostri bambini, i nostri figli, i nostri nipoti si trovano sotto i piedi di questi regalini. Pertanto ho ritenuto giusto presentare questo emendamento a tutela dei bambini, più che degli adulti, e degli adulti appunto, ma i bambini penso che... L'ho detto prima nel mio intervento, un bambino che va sopra deiezione canina, a parte l'igiene, ma a parte quello che fa all'interno della scuola, credo che sia una cosa sensibile e credo che tutti quanti debbano prendere atto che è importante quanto la pulizia delle strade, perché è importante la pulizia delle strade dei marciapiedi, ma è importante anche davanti alle scuole, le scuole di ogni ordine e grado. L'emendamento numero 3, anche se voi dite che sarà fatto un atto successivo, forse ho il difetto di non farmi capire, o come dice qualcuno, parli troppo. Io ho detto nel mio intervento, isola ecologica, non parliamo di isola ecologica come quella di Palmiro Togliatti.
io sto chiedendo con questo emendamento un'individuazione di un'area in una zona extra grave. Perché extra grave? Perché proprio nell'extra grave abbiamo problemi di giardini, alberi e tutto quanto, quindi questa isola ecologica è soltanto per la raccolta dello sfalcio dell'erba e della potatura degli alberi, perché questo materiale viene trasportato ad Ostia. Voi immaginate chi è quello che se carica i sacchi e li porta a Ostia? Li buttano tutti quanti dentro i secchioni, dentro i sacchi neri, che automaticamente una volta buttati dentro i sacchi neri vanno a finire a Malagrotta, che non c'è più. C'era la buonanima di un vecchio assessore comunale, regionale, che addirittura, avendo un'azienda agricola a Cappadocia, faceva portare il taglio dell'erba, della risulta dell'erba, nella sua azienda agricola, dei conigli, delle mucche e via dicendo. Quindi trovare una piccola area per portare questo materiale mi sembra una cosa, non un'assurdità, ma di più. Perché è impossibile dire ma dopo faremo una risoluzione, faremo un altro passaggio. Ok, allora se voi mi parlate in questa risoluzione una maggiore frequenza allo spazzamento delle strade, la rimozione dell'erba dai cicli stradali, ma è importante secondo voi quanto un'isola ecologica? Cioè dare delle linee guida? Oppure scrivere la pulizia delle aree verdi in gestione dei servizi? Questo sì, perché abbiamo delle aree, ma non sappiamo quali sono, che hanno il servizio l'ufficio tecnico, o il servizio giardini, o l'ama, nessuno lo sa, perché non abbiamo purtroppo una mappatura del credito. Pertanto, e ve lo dico tranquillamente, andate al Largo Spartaco, dove c'è una serie di 80 metri, non viene pulito e potato da nessuno, perché nessuno sa di chi è competenza, né dell'ufficio tecnico, né dell'ama, e né del servizio giardini, né del dipartimento. Allora, io vi dico, se voi mi mettete poi una maggiore frequenza nello sbavamento dei cassonetti, io non ho mai visto che i cani passano due volte dove ci sono pochi cassonetti. E madonna, ci Capitano, ci sono 5 minuti prima, 3 minuti ogni intervento. No, 5 minuti per illustrare se no, 5 minuti per intervento, Presidente. Il primo è passato il secondo, 2 secondi e il terzo per mettere, che è importante. Pertanto dico, lo sfalcio dell'erba è importantissimo nelle zone extragrandi. Non sto dicendo Mimicino, non sto dicendo Moreno, non sto dicendo Cavannelle o oltre Stabiano, sto dicendo una zona da mettere in risoluzione, la predisposizione di una zona ecologica per soltanto dello sfalcio dell'erba e della raccolta della potatura di piante. Punto, non è ecologica come si parla, come si sta confondendo con Pallino degli Atti, che prende tutto ma non prende lo sfalcio dell'erba e la potatura degli altri. Io invece sto chiedendo un'isola ecologica che prende soltanto sfalcio dell'erba e potatura degli altri. Le cose si sommano, uno prende una cosa e uno ne prende un'altra. Quindi questo è il terzo emendamento. Il quarto emendamento una sensibilizzare con appositi campagne di informazione i proprietari di cani affinché nel rispetto del prossimo provvedano a raccogliere la per perseguire il continuo miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie della città. Questo perché nel 2001-2002 è stata istituita l'analisi canina, dove già nel programma del Comune di Roma sotto Rutelli, penso che era 2002 se non erro, già è stata fatta un'informativa del genere, già è previsto da un programma che prevede l'informativa dei cittadini. L'informativa dei cittadini come viene fatta? Viene fatta col microchip. Se esiste la macchina di canina, esiste il microchip. Nel microchip sono riportati tutti i dati del possessore del cane. Quindi basta soltanto unire ama e dati provenienti dalla macchina di canina
e possiamo dare un'informativa maggiore ai cittadini, ai possessori, ai proprietari dei campi. È importante. Questo è partito nel 2002, ma dal 2002 al 2012 non è stato più fatto, nessuno ci ha mai più pensato. Allora io dico, perché il nostro municipio che sta presentando questa bella risoluzione, visto che è un municipio pilota, visto che stiamo facendo questa risoluzione pilota per tutti quanti, non porti all'attenzione anche la pubblicità per i proprietari dei cani? Cioè, trovate qualcosa di difficile, di inaccessibile o di attuabile, non lo so, deciderà il Consiglio, poi ognuno si assume le sue responsabilità. L'ultimo emendamento riguarda, perché io dico, poi io, signori miei, io perché dico per questa risoluzione che è stata scritta in due mesi, purtroppo c'è avuto delle lacune, perché non si può scrivere soltanto bra e finisce là, ci ho scritto. Perché se voi mi dite la rimozione dell'erba dei cicli stradali, vi dico i marciapiedi anche. Se poi mi dicono la maggiore frequenza dello spazzamento delle strade, ma i parcheggi non sono strade, sono attinenze alle strade. Pertanto, se voi scrivete strade, i parcheggi, alcuni parcheggi, se voi guardate, vengono abbandonati, sono diventati delle piccole, mini discariche a cielo aperto. Perché l'ama non ci passa, perché nessuno gli dà la direttiva di passa, o se passano i parcheggi. Ci passa una volta ogni 70 giorni, tranquillo, e in quei parcheggi, alcuni sono magari usati e la sera abbandonati, diventano delle discariche sicure se ci stanno i parcheggi, e li stanno dietro, non ho capito il motivo, diventano un accumulo di rifiuti, di sacchi, perché magari chi va a parcheggiare la macchina, non so se c'è il si mette in convenzione. Anzi, se la fa la raccolta di pizza dietro un altro comune che può essere la scarica che vuole roba varia, o Ciampino stesso, va a parcheggiare a Cinecittà. Cinecittà prende il suo sacchetto e lo butta dentro e raccolta dentro i sacchetti nostri, perché lì fanno la raccolta differenziata. Allora dico, l'attenzione deve essere fatta, la polizia delle strade, sì, la polizia delle strade deve essere fatta, deve essere unita alla polizia dei parcheggi degli square centrali. Vi abbia, se invece fate caso, fa schifo lo square centrale, perché nessuno lo pulisce, perché nessuno ci passa, perché puliscono le strade laterali, passano con i camioncini, ma nessuno passa sullo square centrale di Viabbia. E ne siete accorti? E allora perché scrivete sulle risoluzioni strade stradali, soltanto pizze stradali? Perché scrivete sbavamento dei secchioni? Perché scrivete cicli stradali? Eppure avete lavorato per tre mesi su sta risoluzione. E ci alzano tanti dei miei buchi che ho lasciato pure passare, perché non posso partecipare a tutte le riunioni della commissione urbanistica, perché se partecipo a quella urbanistica non posso partecipare all'ufficio commercio, alla commissione commercio, che è anche quella importante, con l'abusivismo che sta proponendo sul piano scolare. Grazie. Allora, apriamo la discussione su questi 5 emendamenti illustrati dal consigliere Matola. Chi vuole intervenire, consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. Io intanto voglio ringraziare i proponenti degli emendamenti, perché sono tutti quanti spunti di riflessione utili, e già nell'incontro che abbiamo avuto in separata sede qualche minuto fa ho espresso la piena disponibilità anche di argomenti che sono trattati, ovviamente quelli più rilevanti, saranno comunque esaminati nei prossimi lavori di commissione, per quanto si attiverà quel tavolo tecnico, un cabinato di regia che prima vi ho enunciato nel corso del mio intervento. Spero che di essere stato esaustivo. E ovviamente è chiaro che ogni atto è perfettibile, ci mancherebbe altro, non abbiamo nessuno di noi ha questa ambizione. Per il rispetto del lavoro che c'è stato in commissione di tutti i gruppi politici che hanno partecipato ai lavori della commissione, l'orientamento è quello di non accogliere gli emendamenti, questi primi 5 emendamenti che sono stati illustrati, perché per ciò che attiene l'isola ecologica, il numero 3 o 4, l'emendamento è proprio fuori tema, nel senso che stiamo parlando di emergenza rifiuti. Potevamo fare un trattato, però dobbiamo dire a che ora anche non gioverà dell'AMA,
cioè di segregati. Noi abbiamo affrontato l'emergenza, raccolta differenziata e la richiesta principale è stata quella dell'avvio della raccolta differenziata nel nostro municipio. È, come ho spiegato prima, una prima risoluzione, il primo atto che dà mandato alla Presidente di avviare un'interlocuzione importante con l'assessorato Capicolino e con l'azienda quando il Consiglio di amministrazione sarà insediato. Subito dopo sarà ovviamente necessario un lavoro interessante della Commissione che non mancherà di esserci, ve l'ho già detto, più di dire insomma che è stato posto all'ordine del giorno della Commissione, non si è sempre fatto, le forze politiche hanno voluto esprimere il loro desiderato, sono stati tutti quanti accolti, influenti dal punto di vista dell'oggetto della risoluzione. L'obiettivo che si pone è talmente alto che parlare di una scelta decisiva non era quello il problema l'altro. Quello dell'inserimento nella raccolta differenziata e avere dall'amministrazione e dall'AMA quelle misure compensatorie, non parlerei di risarcitorie come ha fatto prima il collega Giuliano, compensatorie affinché le nostre strade non siano vissute dai cittadini come la Beirut, ma con quella dignità che merita il nostro municipio. Consigliere Giuliano, lei. Allora, il termine esarcitorio, se parte da esarcitorio va bene, compensatorio, cosa abbiamo, qualcosa insomma, no? Se riesce a ottenere. Allora io mi trovo in difficoltà perché ho firmato gli emendamenti del collega in modo convinto e già dalla commissione mi condivido esattamente insomma quello che lo spunto nel suo fine, quindi la finalità dello spunto della riflessione. Poi però ovviamente ne ho discusso anche con altri quei colleghi, c'è un passaggio fondamentale successivo a cui noi dobbiamo mettere l'attenzione, cioè adesso è una tra virgolette impostazione, un'azione che deve tener conto questo principio. No, lo deve far presente perché siamo un macro municipio, quindi quando dico risarcitoria perché comunque le condizioni nostre sono diverse da altri municipi, poi perché hanno fatto questa fusione a freddo, poi perché comunque le condizioni in cui ci troviamo dal punto di vista anche amministrativo non sono semplicissime, quindi risarcitoria in questo senso, cioè ci devono dare un'ulteriore attenzione. Nel caso dell'Orama a maggior ragione perché comunque abbiamo un doppio problema, cioè mentre il 90% dei municipi sono i marginali, ci sono dei municipi a Roma che nell'essere stati legati hanno problematiche raddoppiate e in questo caso ovviamente va data una maggiore attenzione. Quindi nell'averle firmate però poi ho avuto garanzia sia dal Presidente che dai colleghi, io sono membro di questa commissione, quindi mi sento anche garantito dal fatto che quando entreremo nello specifico non saranno solo i cigli ma anche le altezze di marcia, cioè guarderemo tutto, è normale, quindi adesso questa fase, quindi io l'ho firmata perché ero d'accordo, sono d'accordo, però c'è una fase successiva importante e credo che non possa essere messa da parte, cioè quello che sarà dopo sarà ancora più funzionale, per cui sono tranquillo da questa parte che potrò essere sia di supporto ma controllare, essendo anche parte integrante della commissione, se questo verrà fatto, quindi caro Presidente, prendi anche l'onere, ovviamente oltre l'onore, l'onere di poter, non Presidente, ma anche Presidente della commissione, di continuare questo lavoro, quindi appena arriverà il contratto dei servizi è normale che noi ci metteremo non 2 mesi, 10 mesi se serve, ma entreremo nello specifico pezzo per pezzo, anche perché è stato rinnovato, è stato prorogato fino a dicembre 2014 il contratto, dicendo che si interverrà prima, ma poi conoscendo il meccanismo avremo tempo per poter comunque entrare nel merito. Quindi di fronte a questo mi dispiace che il collega la prende male, non averla condiviso, quindi non è una, come si dice, una doppia parte, gliel'ho firmata, però in questo caso io gli do la firma perché sono convinto che successivamente, avendo avuto questo quadro, sono convinto che entreremo più specificamente nel meccanismo. Grazie consigliere Giuliano e consigliere Maggiorno, prego. Rispondo alle isole ecologiche. Il problema è questo, mi sembra di stare giocando a pigliacco, corrisponde, la spunta con la valletta fianca, pace che
di realizzare le magistrali e gli altri, sì, al mismo punto. Uno parla e uno risponde. Allora, una cosa importante, purtroppo il presidente Mori ha fatto un autogol, che soltanto per questo dovrebbero essere votati gli emendamenti. Ha detto in questa risoluzione si sta parlando di rifiuti. E allora la pulizia delle strade sono rifiuti o lo sfaccio dell'erba rifiuto? Oppure la potatura degli alberi rifiuto? Caro consigliere Poli, io lo so che vi sta pesando questo emendamento, perché non ci siete arrivati. Non ci siete arrivati perché voi avete fatto giustamente quello che avete fatto. Ma non mi può dire, non mi può parlare dicendo questo si sta parlando di rifiuti. È più importante l'isola ecologica per lo sfaccio dell'erba e per la potatura degli alberi o la pulizia delle strade? Quali sono i rifiuti principali? Dei due, me lo dica lei, perché lei qui dentro ha scritto delle stupidaggini. Parla tutto il consiglio, non so strabico. Allora il problema è un altro, perché qui ha sbagliato, non doveva mettere pulizia delle strade, non doveva mettere sfruttamento dei cassoni, doveva parlare soltanto dei rifiuti. Ha fatto lei la risoluzione, non c'ho bisogno, perché lo sai, io ci tengo, a differenza di voi, ci tengo al mio quartiere e ci ho sempre tenuto, lo sapete meglio che voi, che me. Pertanto quello che ti sto chiedendo, Presidente, sei tu che hai parlato di rifiuti, io ho parlato di isola, tu hai parlato di rifiuti, e se dentro questa risoluzione che il Presidente Fantino non ha letto, perché se no, se qui parlavano di rifiuti, la pulizia delle strade non è un rifiuto. Vabbè, così la pulizia delle strade, la raccolta sono di tutti. Consigliere Madonna, per favore, sono 3 minuti. Allora, rientro nei ranghi, però quando ci si arrabbia sui specchi e se non le scusate se non risponde, sono cose che danno fastidio. Vabbè, però danno fastidio, perché da oggi in poi, lo posso dire pubblicamente, gli emendamenti che presenterà il sottoscritto o le mozioni che presenterà il sottoscritto le firmerà soltanto Forza Italia, non le firmerà nessuno. Questo lo dico come capogruppo, non ci sarà condivisione, non è un problema, arriveremo allo scontro, ma non si può fare un intervento dopo aver letto attentamente gli emendamenti, dire io ci ho ripensato perché è un percorso, no! Lo dovevi dire prima che firmare, caro consigliere Giuliano, non lo dovevi dire adesso. La discussione sul merito degli emendamenti. Hai fatto sponda e serviva la tua sponda. Consigliere Madonna, per favore, consigliere Renzi. Consigliere Renzi, prego. Finito, consigliere Madonna, il tempo è scaduto. Pertanto, e ripeto, state confondendo le due cose. Isola ecologica. Abbiamo capito, consigliere Madonna. Sta calmo, Presidente, sta finendo. E 23 minuti sono passati, però. Ho recuperato subito la presentazione di me. No, non c'entra niente. Pertanto, io ho parlato solo dell'isola ecologica. Sono andato, perché voi dobbiamo parlare degli altri. Parliamo anche là. Ok, perché ci sono altre cose che non passano. Non ha capito? Ma non ha capito che cosa ha detto il Presidente Mori. E allora continua a discutere, scusi, no? Io sono io, non è. Il problema di fare una discussione. Allora, non è discussione, Presidente. Allora, se lui sta parlando, se il Presidente mi parla di un'isola ecologica, io faccio l'intervento e sono andato sul suo intervento. Se non mi parlano sulla pubblicità, perché non si è parlato sulla pubblicità carina, quello che ho detto, io sto dicendo che è una cosa abbastanza importante. Perché anche quella rientra nel regolamento stilato da Rutelli nel 2002, cioè insieme all'AMA e insieme all'anagrafe canina è stato stilato questo regolamento. Pertanto, se non è applicato, è soltanto rafforzativo su questa risoluzione. Come può essere rafforzativo, come visto dalle varie opinioni che voi avete, è rafforzativo e la pulizia delle strade, lo svuotamento, un'implementazione nello svuotamento dei cassoni, è rafforzativo. Rafforzativo significa o ci si mette tutto nella risoluzione.
soluzioni, e allora si affrontano tutti i problemi, poi ci si mette solo l'essenziale. L'essenziale qual è? La raccolta dei rifiuti, punto e basta, la tua porta a porta. Grazie. Allora, caro collega, io purtroppo però non accetto questo tipo di comportamento. A me è sempre piaciuta una politica, soprattutto quando ci sono i cittadini, nel rispetto delle cose che poi è una cosa che condividiamo. Io sono pienamente d'accordo col metodo POVI, e nel senso che non ci sono, è un'offesa che viene fatta a tutte le forze politiche se la su quella risoluzione sono cose stupide. Quindi quella è una risoluzione condivisa per due mesi da tutte le forze politiche, okay? Quindi non possono esserci scritte con questo, perché si offende tutto il Consiglio intero, e mi sento offeso anch'io che faccio parte della Commissione. Evidentemente non ha frequentato la Commissione. Evidentemente però allora perché non è possibile ogni volta, anche quando c'è, io parlo come minoranza, in questo caso non come maggioranza, ogni volta appunto fa scattare determinate situazioni per come dire, prendere dei spazi sia sulle scritture, sia diciamo, dei colloqui che comunque sia, ci cioè, portano qui a stare 20 ore in più, facendo stare cittadini 90 anni qua dentro, e invece è una cosa che va subito messa diciamo, a disposizione della Presidenza per essere portata il prima possibile sui tavoli del Comune, quando il Presidente Poli ci ha detto che tutti i correttivi, tutti diciamo, possono essere diciamo, discussi ampiamente, qui io l'ho, il consigliere Giuliano, che propone un discorso e poi comprende, perché questa è la politica che a me piacerebbe condividere con gli altri. Cioè il fatto che non sto qua a dire barzellette oppure a raccontare cavolate, tanto perché ho cioè, il riflettore in questo momento con giallo, la bicicletta lo sta passando. Perché, e qui stimo accanto il consigliere Giuliano, si può naturalmente mettere in campo dei discorsi o delle correzioni che io posso pure condividere, ma se poi viene sospeso un attimo il consiglio, c'è la commissione naturalmente che ne ha lavorato tanto, c'è una modalità che è del Presidente che poi accettiamo e condividiamo, va benissimo appunto tornare indietro per naturalmente correggerlo, ma oggi qui c'è un altro discorso, non c'è stato le cacchette dei cani. Io pure quando ero piccolo ero a cercare tante, non penso cambierà in futuro. E no, perché la sensibilizzazione costa. E facciamo, diamo i soldi per sensibilizzare le nostre per fare cattive cani, con tutto quello che c'è da fare. Allora bisogna capire che questa risoluzione è stata condivisa e questo è un oggetto politico importante. Il fatto che c'è fatto un grande lavoro, io continuo a sottolinearlo da minoranza, di tutta la commissione urbanistica, soprattutto del Presidente Poli, condivisa fino all'ultimo mezz'ora là dentro, con possibilità appunto di ritorno su correttivi, quindi non capisco se non per spazi personali o per mettere nomi da qualche parte un discorso che devi adesso da una veloce approvazione di questa risoluzione. Grazie. È un fatto personale, alla fine della discussione. Così era oggi. Stiamo scherzando a lei. Il discorso che ha fatto il consigliere Madrona forse non tiene conto di un lavoro che lui sta sminuendo continuamente perché non ha partecipato alle commissioni. Le nostre commissioni è da luglio che il Movimento 5 Stelle ha portato questa proposta e è stata condivisa da tutti e abbiamo cominciato tutti insieme a lavorarci da luglio, chiamando comitati di quartiere, audendo e tutto quanto. Chi non è in commissione forse non ha capito che il fine di questa risoluzione è di inserire il prima possibile nel progetto della raccolta differenziata il settimo municipio. Era il primo fine di questa risoluzione. Nelle more, nel frattempo che si implementi questa raccolta differenziata, e siccome abbiamo raccolto tutte le lamentele di tutti i cittadini da Vermicino a San Giovanni, stiamo sollecitando e chiedendo all'AMA cortesemente di continuare lo svuotamento dei secchioni, perché i secchioni sono stracolmi, di pulire le strade perché le strade non vengono pulite, questo tutto nelle more nel frattempo che si implementi il primo punto che interessava questa risoluzione, cioè entrare nella differenziata. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, il problema di inserire la parola marciapiedi insieme ai cicli stradali, oppure di far pulire le cacche dei cani davanti alle scuole, o di pulire
i parcheggi insieme alle strade, non è un problema e non era un problema per nessuno là dietro. L'inserire il tema di un'isola ecologica solo per la raccolta delle potature o per la raccolta delle non potature, siccome nel discorso di dell'argomento dell'ama, dei rifiuti, in commissione ci siamo fatti un programma. Nel programma era: in questo momento urgente è chiedere l'inserimento del municipio nella raccolta differenziata, dopodiché ci saranno delle commissioni che parleranno solo di isole ecologiche, di tutte le isole ecologiche, dove mettere, dove non mettere, come è più organico sistemarle, e da là uscirà un altro atto. Dopodiché ci saranno, abbiamo già predisposto tanti altri atti in relazione a tutto ciò che abbiamo messo nel premesso di questa risoluzione. Quindi parlare di un'isola ecologica per le potature buttate lì senza argomentarla in una risoluzione a parte e anche rendere meno importante il valore di un'isola ecologica. Per la pubblicità, per quanto riguarda la pubblicità per i dati legali, forse la sensibilizzazione, ci sono delle leggi, la legge non ammette ignoranza, quindi tutti sappiamo che attualmente è punibile una sanzione amministrativa far defecare i cani senza raccogliere. Quindi non dobbiamo sensibilizzare, semmai dobbiamo punire chi lo fa. La polizia municipale probabilmente non ha tempo in questo momento perché ha tante altre cose e c'è carenza. Io suggerisco anche al presidente del municipio, visto che c'è la sede dell'OIVA in via Alba Longa, che si occupa anche di fare sopralluoghi e dare una mano in questo senso alle forze dell'ordine che sono impegnate. L'OIVA è l'organizzazione internazionale, sto per diventare guardia OIVA, quindi se volete lo segnalo io, non c'è problema. Si può chiedere nelle zone dove c'è maggiore problematica di proprietari civili di fare dei sopralluoghi, dei controlli e aumentarne le multe, perché tanto informare funziona meno che punire, purtroppo, in Italia. Quindi su queste due cose probabilmente non serve inserirle nella risoluzione. Ecco, quindi bisogna comunque capire le cose, seguire i lavori, non umiliare le persone che comunque hanno seguito un percorso e hanno fatto dei calendari. Chi non fa parte di quella commissione, siccome tutti i gruppi politici sono rappresentati, o vi parlate all'interno del gruppo o chiedete la cortesia quando ci sono argomenti che interessano di partecipare. Grazie consigliere Lozzi, consigliere Troppo. Grazie presidente Fantino, colleghi consiglieri. Mi sento anche io, diciamo, di difendere il lavoro che è stato fatto in questi mesi in commissione, perché è stato un lavoro molto difficile, complesso, che ha visto però tutta la commissione, tutti i commissari con senso di responsabilità, diciamo, andare verso queste belle sette pagine, perché poi sono sette pagine robuste, qualcuno in apertura di questo dibattito lo ricordava, ma sono anche propositive. Però diciamo ci tengo a rientrare all'oggetto di questa risoluzione, che è stato poi diciamo il motore che ha mosso, diciamo, l'interesse di ogni consigliere, di ogni commissario in commissione, e quindi dare un contributo perché nel nostro territorio si andasse il più velocemente possibile verso l'inclusione del municipio in questo benedetto programma di raccolta differenziato, nel momento in cui tutti ci eravamo resi conto delle enormi segnalazioni che ricevevamo, e soprattutto quando a una nostra richiesta, mia, non parlo solo per me ma anche di altri consiglieri, di questo benedetto contratto di servizi, da me fatta forse rintracciabile in qualsiasi verbale all'inizio di studiosi, forse insieme a me altri, questo va appunto a rimarcare, a sottolineare la trasversalità di questa risoluzione, e forse è bene diciamo che su questo si faccia poca propaganda e si guardi più nel merito del singolo problema. Detto questo, penso che noi dobbiamo tornare su questo metodo di lavoro che ci siamo dati, che è stato un metodo di lavoro costruttivo, e lo dico anche, diciamo, in un momento molto particolare in cui il problema rifiuti è sentito da tutta la cittadinanza, da tutta purtroppo la città, e in cui appunto cadere nella propaganda politica risulterebbe facile un po' a tutti, per noi che siamo venuti adesso, per chi c'era prima, per chi verrà e quant'altro. In questo momento non serve, in questo momento serve anche un po' di volontà politica dell'accelerare un processo che noi abbiamo cercato di portare a compimento dentro il lavoro della Commissione. Secondo me è bene, come abbiamo impostato i nostri lavori, cioè continuare quindi con le audizioni, quindi anche ricordo, forse per chi insomma se l'è dimenticato, che noi abbiamo anche audito alcuni rappresentanti abitanti che vivono proprio di fronte all'isola ecologica della Palmiro Togliatti, qui a
pochi metri dal nostro municipio. Abbiamo ascoltato le loro necessità, le loro richieste, i loro bisogni, ci siamo impegnati come commissione a affrontarlo, diciamo, in modo autonomo come argomento, prendendoci anche lì, diciamo, la dovuta responsabilità e senso di insomma, di buona prassi che dovrebbe guidare ogni, diciamo, ognuno di noi quando si sta appunto per portare a compimento una, e approvare una risoluzione che, per quanto possa essere lunga, un po' ostica per, insomma, da leggere, però alla fine porta in sé quel senso di propositivo che ci fa, ci mette in una condizione, ci mette nella condizione di superare le difficoltà che ci sono in questo momento, quantomeno siamo nell'auspicio di farlo, sperando nella volontà e nella responsabilità politica di ognuno di noi. Grazie. Grazie, consigliere Vittorio. Consigliere D'Addaca, prego. Grazie Presidente, sono molto veloce, non aggiungerò, non ribadirò quanto già detto dagli altri commissari, altrimenti sembra che interveniamo per, perché siamo permalosi, ci siamo offesi per difendere un lavoro fatto. Io credo che, insomma, ormai siamo abituati ad un metodo che tende il Consiglio a, mi dovrebbe dire, buttarla in caciara sul lavoro fatto, sul lavoro condiviso. Io non, insomma, ci tengo anche qui ad esprimere apprezzamento per il comportamento del consigliere Giuliano, credo molto responsabile anche del lavoro fatto da parte di tutti. E vorrei anche dire che in quella sala durante la sospensione si stava facendo un discorso ragionevole su alcuni emendamenti, dopodiché è stato detto no, o tutto o niente, così non va bene, insomma, quindi non c'è stato un muro, non c'è stata un'opposizione da parte della Commissione e di tutti i componenti. Mi ricollego soltanto a quello che diceva la consigliera Lozzi, che è vero che lo scopo principale di questa risoluzione, l'abbiamo detto tutti, è insistere ad andare velocemente verso la differenziata, ma ci teniamo anche molto ad alcune pratiche sane e buone che vadano in un senso di minor produzione di rifiuti, di operazioni di sano consumo e di ragionevole pratiche di riutilizzo, di minor produzione di rifiuti e così. Un'ultima cosa, visto che teniamo molto, c'è qualcuno in questa sala che tiene molto alla pulizia e al degrado delle nostre strade, i cui nomi continuiamo a vedere su cartelloni che mese dopo mese sporcano il nostro quartiere e rimangono per mesi attaccati ai muri, attaccati ai cassonetti, attaccati ai contenitori di recupero dei vestiari usati. È una pratica continua che copre chi paga la pubblicità in questo comune, chi paga legittimamente la pubblicità, che noi, alcuni gruppi vanno a coprire in modo abusivo, creando un danno da parte di chi si comporta correttamente in questo paese, lasciando per mesi e mesi i nostri muri sporchi. Grazie. Ultimo intervento, consigliere Dottore, per questione personale. Allora, per quanto rispondo al consigliere Lelli, perché vedo che anche lui frequenta parecchio le commissioni, diciamo che l'ha fatta passare sotto forma di marchetta, firma marchette, ma non gli do peso, mi definisce collega, ma a questo punto i colleghi sono quelli che ce l'hanno insieme, non sono questi. Allora, l'inclusione, la risoluzione, se si legge bene l'oggetto, inclusione del municipio Roma VII nel programma di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. No, ha chiesto la parola per sto dicendo che siccome ti devo apparire su qualche cosa, sto dicendo, ho letto l'oggetto, nel deliberato all'ultimo non c'è l'oggetto, c'è un'altra cosa, è un fatto personale, perché siccome ha detto che io ci tengo a andare sui giornali, mi scrivono pulizia per strada, non è raccolta di rifiuti, signori miei, non è differenziata, è qua che vi sto cercando di farlo capire, non è differenziata, state confondendo la pulizia delle strade, lo sforamento, la pulizia dei cigli stradali con la raccolta differenziata, mentre l'isola ecologica è la vera raccolta differenziata, lo capite o no? Per quanto concerne il consigliere Laddaca, il suo, diciamo, promotore, colui che l'ha portata a siedere in questa grande sala, è il suo De Panfilis, che per un marciapiede ci ha tempestato di classificazioni, no, sottolineo,
consigliere Natale, per favore. Grazie, consigliere Natale. Lei si è venuto per fatto personale, non parlo con lui. Facendo un consigliere Natale, non è possibile. Sto ritirando gli emendamenti. Sto ritirando gli emendamenti. Siccome il consigliere Giuliani ha ritirato le firme e io ho detto che non firmeranno più le mie cose, pertanto i 5 emendamenti vengono da me ritirati tutti e 5. Nella verbale non è, nessuno deve firmare, nessuno deve portare i voti, vengono ritirati perché il consigliere Giuliani ha dichiarato che lui ritira la firma, giustamente ha ritirato per 2 e ritira per 5. Pertanto voto contro questa risoluzione. Vabbè, questo lo lasciamo un altro. Passiamo agli emendamenti presentati dal consigliere Ciancio. Prego, consigliere Ciancio, di illustrare i tuoi emendamenti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo entrare, come diceva la consigliera prima, nel merito della proposta. Io ho partecipato a quasi tutte le commissioni, ho dibattuto con quello che si è fatto in commissione, ho cercato di dare il mio piccolo contributo per fare questa risoluzione importantissima. Noi mentre stiamo discutendo su questo problema, il Campidoglio si sta decidendo, si sta votando l'anagrafe pubblica relativa alla raccolta, al recupero, al ripartimento e agli impianti dei rifiuti solidi urbani, con una serie di emendamenti naturalmente che devono essere recepiti, accolti, che magari qualcuno ritira. Le cose che dico in aula, io l'ho detta in commissione sin dal primo giorno, quando ho letto la deliberazione 317 del 16/11/2012, in cui per il territorio, consigliere Ciancio, io gradirei l'attenzione della sala e soprattutto anche del consigliere di Roma, abbiamo lavorato a stretto giro, quindi è importante ascoltare con attenzione questo passaggio, perché i consiglieri l'hanno ascoltato, però non hanno valutato con attenzione questo aspetto. Nella delibera 317, per una popolazione di 125.000 abitanti, prevedono, questa è una delibera fatta nel 2012, prevedono modalità porta a porta 2.000 persone. Ora, 2.000 persone nell'ex nono municipio, non perché io venga dall'ex nono municipio, ma per una questione di correttezza di numeri. Io mi sono andato a guardare tutti i numeri di tutti i municipi per la stessa delibera. Bene, non c'è un municipio che porta il numero 2.000 su 125.000. Per l'ex decimo municipio si prevede 78.000 su 106.000 con modalità di raccolta porta a porta. Ora io non voglio, come dire, avere un atteggiamento dinamico nelle cose che avvengono nella vita, è una cosa positiva, a me piace dire ho sbagliato, sono maggioranza, sono opposizione, non mi ricarba mica questo aspetto. Vorrei che, me ne sono accorto l'altro giorno purtroppo perché sono stato assente all'ultima commissione e il presidente Poli ha detto sì, si può cambiare perché è una cosa da poco, perché per quanto è vero che lui dica di implementare nel nono, implementare vuol dire implementare, ma partire da una base certa, numerica, come del resto si parte adesso, vuol dire che se parte, e io me lo auguro che questa nostra risoluzione possa trovare accoglimento, che il Presidente si faccia promotore di questa disputa, di questa battaglia importante di civiltà, però si parte da numeri concreti. E allora io vorrei che leggo l'emendamento in primis, che nel considerato che, primo emendamento, lo leggo Presidente per intero, non è assolutamente chiaro e congruente come il piano di sviluppo 2013-2014 approvato con la citata delibera 317
del 16-11-2012 possa prevedere un numero così irrisorio e non significativo rispetto al totale degli abitanti del nono municipio, che di fatto su un totale di 125.000 presenta appena un numero di 2.000 abitanti, serviti con modalità porta a porta. Nel risolvere l'impegno, cosa chiedo con l'emendamento, chiediamo, perché poi io da un giro di consultazione che ho fatto telefonicamente in questi giorni mi sembrava così evidente che tutti avessero compreso, abbiamo fatto prima una piccola riunione dei componenti della commissione, ma forse non gli è stato detto a qualcuno che è andato via che si trattava di questo, di scrivere solamente questo a margine, dopo un nuovo municipio, al fine di raggiungere nello stesso almeno non 2.000, 25.000, 20.000 abitanti serviti con modalità porta a porta. Altrimenti, quando inizierà, e me lo auguro che inizi subito, perché l'unica vera ricchezza in questa nazione, l'abbiamo visto con gli scandali, abbiamo visto ieri in Campidoglio, è quella di farle bene le cose, e serviremo solo 2.000 abitanti del Palazzo dell'Ina. Cioè, voglio dire, mi sembra un po' pochino per un municipio di 125.000 abitanti. Implementare, se lo vogliamo scrivere con una risoluzione, che prego quelli e tutti i consiglieri che hanno la roba, non solo, di fare attenzione, il 2000, due sono le cose. O la passata amministrazione ci voleva fare un dispetto. Cioè, 5 minuti. Ho finito, Presidente, mi scuso. O ci voleva fare un dispetto alla vecchia amministrazione mettere 2.000, o c'era un vizio formale, quel 2.000 dovevano essere 20.000. Allora io per questo ho portato questo emendamento, che chiedo al Presidente della Commissione di valutare con attenzione, ai colleghi, agli altri partiti di valutarlo e inserirlo al fine di renderla congrua e congruente. Diversamente, come dire, io mi prendo, non butto l'acqua col bambino, magari consiglieri di opposizione, per cui voterò comunque la risoluzione integralmente come votate, perché farò altre lotte affinché non possa essere abbandonato così un municipio di 125.000 abitanti. Grazie. Grazie, Ciancio, apriamo la discussione sui due emendamenti, ricordando che nella discussione può intervenire un consigliere del gruppo. Quindi apriamo la discussione su questi due emendamenti. Chi vuole intervenire? Prego. Grazie Presidente. In analogia a quanto successo per i miei 5 emendamenti, nell'ambito di quell'incontro che abbiamo fatto, abbiamo ovviamente esaminato anche l'emendamento proposto dal collega Ciancio, che è componente della commissione. E devo rilevare, come è stato detto prima, che questo concetto è ripetuto per ben due volte. Io, come lui, ho letto l'emendamento e leggo quello che c'è scritto nella risoluzione. Sì. Allora, visti gli esiti del gruppo di lavoro, che ha detto che bisogna implementare la previsione numerica dei cittadini serviti dalla raccolta porta a porta effettuata nell'ambito del piano di sviluppo della raccolta differenziata 2013-2014, approvato con la citata deliberazione, soprattutto per il territorio dell'ex nono municipio, ma non basta. Questo concetto è stato inserito nel risolvere, mentre altri concetti sono rimasti nella parte descrittiva, quindi delle premesse, questo è stato ripetuto, per cui la Presidente del Municipio sarà impegnata a interfacciarsi, interloquire con l'assessore Capitolino e con l'AMA affinché siano individuate altre aree ove sia possibile attuare la raccolta differenziata porta a porta oltre a quelle già previste. Quindi nello spirito della risoluzione noi parliamo dell'intero municipio, perché vi ricordo che la delibera 317 del 2012, per noi, di Parma in particolare, sarebbe stato molto più semplice partire con un proclama, perché appartiene alla precedente consigliatura, proprio per quello spirito di unità che ci ha visto nella commissione, è evitato ogni forma polemica
e non sta a noi emendare ciò che ha fatto comunque un altro organismo, cioè io non è che posso dire, io non posso dire che quel numero è sbagliato perché lo ha deciso un altro. Io ti sto dicendo, lo portiamo al massimo possibile, fermo restando che se fosse tutto ottenuto con migliore porta a porta io sarei estremamente soddisfatto, perché questo sarebbe l'obiettivo massimo. Per cui individuazione di altre aree, ove sia possibile attuare la raccolta differenziata porta a porta, oltre a quelle già previste, e il Priore ci ha detto che comunque era disponibile a sedere per ridefinire tutte quante queste aree, perché lui aveva ammesso che il numero era visibile rispetto a quello che c'è stato, quindi sapete se era addirittura parlato di un errore di dibattitura, ma il numero poi dei cittadini quello è. In particolare nel territorio dell'ex decimo municipio. Ovviamente la commissione ha deciso, nonostante è vero che il consigliere Ciancio abbia detto, quindi viene do atto, l'impegno che io, come l'ho fatto per il consigliere Matrono, lo faccio per il consigliere Ciancio, è chiaro di invertire bruscamente quella proporzionalità che non c'è, perché 123 con il 2000 non significa nulla, ce ne siamo accorti, però proprio per proseguire nell'alveo di questo spirito che ci ha indotto insomma, a formulare questo tipo di risoluzione, si rifugge ogni critica a ciò che è stato fatto prima, perché altrimenti questo lavoro non sarebbe mai partorito. Per cui, per queste motivazioni, ritengo che quell'emendamento non debba essere accolto, fermo restando che la Presidente ce l'ha già come raccomandazione, perché poi bisogna parte del nostro gruppo di maggioranza, per cui è uno degli obiettivi che noi abbiamo come commissione, ma credo da questo punto di vista. Ultima cosa, un ringraziamento al consigliere Giuliano che ha diciamo, inteso precedere la presentazione dell'emendamento, la stessa cosa va fatta a Umberto Marrone, per cui l'impegno che avevo assunto prima adesso è ancora più cogente per cui vi parla. Per cui in commissione i temi saranno estremamente vagliati con estrema attenzione. L'unica cosa, l'invito che voglio dire va al di là della nostra discussione, la contrarietà alla delibera, alla risoluzione, mi sembra un atto un pochino troppo forte da questo punto di vista, però ognuno è libero da fare quello che vuole. Era già stato annunciato sui giornali che oggi sarebbe mancato il numero legale sulla risoluzione perché qualcuno non la vuole. Quindi, grazie consigliere Poli. Allora, altri interventi su questi emendamenti? Ripeto, uno per gruppo. Ma io volevo replicare la stessa cortesia del consigliere Poli, ma ribadire i numeri non si mette in contraddizione nulla, si chiede qualcosa, ma si chiede sicuramente un numero maggiore rispetto a quello che la previsione di una delibera. Non facciamo nulla che va fuori dall'ordinario e allora io ritengo che sul perché non si è chiusa una discussione prima del gruppo positivamente, perché era iniziata nel gruppo, nella riunione dei consiglieri facenti parte della commissione, io non ritengo che possa essere valutato negativamente. Quindi prego a riconsiderare a fare suo il quesito che ho posto nella risoluzione, quindi l'emendamento lo può fare anche suo il Presidente della Commissione, non è un qualcosa che mi tocca personalmente, è un qualcosa che può fare suo e approvarlo, visto la situazione come è andata. Grazie. Grazie consigliere Ciancio, altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Io intervengo per dire appunto che su questo emendamento che ha la stessa valenza degli altri, perché non è che facciamo figli e figliati insomma al ragionamento, se uno sono stato accusato insomma di essere uno che poi si ritiene indietro, io non condiviso le cose, però se effettivamente qualcuno mi fa capire che c'è un meccanismo, uno strumento, io posso essere preso in giro dagli altri, ma non posso prendere in giro da solo, insomma, mi sembra un po' evidente. Per cui non è fare un passo o fare un avanti o un indietro, è essere consapevoli
che nel momento in cui c'è uno strumento successivo importantissimo, io mi aggancio a quello strumento e non moro. È ovvio, questo è un input, quello sarà uno strumento, un conto è la risoluzione, un conto è il regolamento, sono cose differenti. Per cui quando ci verrà il regolamento parleremo del regolamento, quando ci verrà il contratto di servizi parliamo del contratto di servizi. Poi le cose possono sempre essere, come dice qualcun altro, perfettibili, però non è che c'è bisogno comunque di mettere sempre l'accento. E la stessa cosa vale per questo emendamento, insomma, cioè è nobile il fatto di poter mettere in evidenza che ci possa essere stato uno sbaglio. C'è stato o non c'è stato, comunque noi guardiamo avanti. Quindi quando sarà il momento, e il Presidente ha detto precisamente, Presidente della Commissione, il Presidente del Municipio dovrà tenerne conto. Non è che è stato fatto un passaggio tanto per dirlo. Quindi a lei non ci interessa neanche 20.000, non ci interessa 25.000, 28.000, 34, 63. Ci interessa che le proporzioni e gli interventi su questo nuovo municipio siano adeguate alle esigenze dei quadranti. Poi se saranno 60.000, noi ne mettiamo 20, noi ce ne andiamo a 20, gli altri 40 non li volevo più. Cioè quando va così e poi non funziona, voglio dire, no? Va bene? Quindi anche su Giuliano sono io. Presidente Cantino, prego. No, volevo solo fare questa considerazione. Evidentemente la raccolta porta a porta implica certe modalità, certe diciamo, condizioni caratteristiche logistiche. Allora io credo che al di là del numero che è inserito nella delibera del 2012 andrà poi richiesto di verificare a Lama in base a quello che è il tessuto e quelle che sono le caratteristiche dal punto di vista della logistica di ogni territorio, perché ci sono dei territori in cui loro prevedono che c'è una potenzialità di porta a porta direi quasi a percentuali altissime, altri territori la percentuale è bassissima, ma è legata non alla popolazione ma bensì alle caratteristiche diciamo urbane e morfologiche della città che possono agevolare o impedire la raccolta porta a porta. Per cui credo che sarà mia cura chiaramente verificare se 2.000 o 20.000, ma soprattutto è il criterio con il quale si è arrivati a queste scelte. Grazie a lei Presidente, consigliere Tosino. Allora, io non ringrazio Giuliano perché altrimenti qui l'elettorato croda anche se c'è un scappo tutto da qualche momento. Ciò che ringrazio. Sembra capito che abbiamo fatto il film. Ecco, ciò che ringrazio da preso in generale è un atteggiamento che è quello. Come ho ricordato l'altra volta, di non entrare avendo già deciso come va a finire il film, no? E allora, ad esempio, su questo aspetto, che cosa stiamo perdendo? Sembra quasi che sull'ex nuovo municipio, e io direi che dobbiamo cominciare piano piano veramente a smettere di parlare ex nono, ex decimo, avere una prospettiva per forza di cose più complessiva. E per me è difficile dirlo perché comunque è in quella zona che mi sono attivato per primo ed è in quella zona che probabilmente, neanche lo so perché non sono solito andare a vedere queste cose, probabilmente è lì che ho trovato il consenso per potervi dire queste cose. Ma dobbiamo avere un ragionamento più complessivo, primo che sia sull'intero quadrante, secondo sembra quasi che si parli di non fare la differenziata, no, il problema è quanti sono i porta a porta in ex nono, non fare o non fare la differenziata, sempre si parla di implementare su tutto il quadrante del nuovo settimo la differenziata e di andare a rivedere, perché questo c'è nella risoluzione, di andare a rivedere i numeri su tutto. Però se mi metto a fare i numeri adesso, questo che poi prima tentavo di dire al consigliere Ciancio che ha fatto questa cosa per degli ottimi motivi, ma io temo che mettersi a fare numeri su degli studi che non abbiamo fatto noi senza udire gli uffici che si stessi hanno detto guardate questi numeri che abbiamo fatto sono sballati, quando sono venuti in commissione no? Hanno detto questi numeri non funzionano, lo sappiamo noi per primo, dobbiamo rivederli tutti, allora andiamo a fare dei numeri su delle basi che non conosciamo, temo che non funzioni. Il problema nostro prioritario è che la differenziata sia su tutto
il settimo e chiaramente implementare al massimo il porta a porta, motivo per cui ritengo che l'emendamento vada a complicare questa situazione e a livello di metodo non sia in continuità col metodo con cui ha lavorato la Commissione e lo stesso consigliere Ciancio in maniera ottimale sempre, quindi non è una critica a lui, ma credo che in questo momento non stiamo lavorando in continuità con quel metodo. Grazie. Grazie consigliere Tutino, altri interventi di altri gruppi, non ce ne sono, quindi passiamo al consigliere Madrona, prego. Votazione dell'emendamento del consigliere Ciancio, ecco lo stesso. Per quanto concerne, io ho detto che abbandonavo l'aula e voto contrario, naturalmente il mio voto sarà sempre contrario, perché questa risoluzione ha portato anche quest'altro errore, che è molto evidente, anche se errore possiamo chiamarlo, o distrazione, quello che è chiara, in questa risoluzione si parla di rifiuti, l'oggetto parla chiaro, il programma ricorda di differenza dei rifiuti, o viene cassata la parte che riguarda la maggiore frequenza dello spazzamento delle strade. Stiamo parlando degli emendamenti del consigliere di Ciancio, non stiamo facendo la discussione di Ciancio. No, dai, finisce là. Stiamo parlando degli emendamenti. Consigliere Madonna, non è possibile. Non è corretto. O parla degli emendamenti che o non interviene. Ho sentito bene. No, non ha sentito. Perché ho detto, il consigliere Ciancio, se errore si può chiamare o non si può chiamare, dimostra che all'interno di questa risoluzione sono state portate le cose che non rispecchiano quello che dice la risoluzione. Mi capisce quando parlo? Penso che sì. Oppure parlo un'altra lingua? Penso. Ah, sto dicendo, prendendo la precedente legislazione, qualcuno ha detto che la risoluzione oggi non deve essere votata. Evidentemente c'era un problema che poteva essere Ciancio, poteva essere gli emendamenti di Madrona. Non si sa quello che succedeva. Evidentemente un'incomprensione c'era, anche se io non faccio parte della commissione, evidentemente ci sono venuto per ben due volte e ho detto quello che dobbiamo fare, evidentemente un problema di fondo c'è. Nella risoluzione sono state inserite delle cose che non fanno parte della risoluzione, o meglio, come quella che dice Ciancio, c'è un errore, chiamiamolo trascrizione, chiamiamolo dibattitura, chiamiamolo di sbagliamento di programma, chiamiamolo però. Fatto sta che l'errore c'è e nessuno ha fatto. Guarda, che state zitto! Sto facendo l'intervento! Devi stare zitto! Io non ti ho interrotto! E basta, no! Il presidente dovrebbe richiamare! Mi sembra l'angelo custode! E basta! Intervenire nel merito dell'evento! Esatto! E che cosa finisce là? Ma scusate, ma io sto parlando dell'emendamento, se c'è l'errore. Non mi sembra questa parola. Se c'è un errore o no? E l'abbiamo capito. Sto dicendo. Per questo motivo c'era un bisogno di un momento di riflessione, un momento più approfondito, anche se sono stati fatti due mesi di commissioni e di incontri, c'era bisogno, visto che sono uscite queste, diciamo, imperfezioni, errori, roba varia, di ritornare un attimo sui nostri passi e dire, signori miei, c'è questo programma, perché purtroppo, poi lo dico dopo, comunque qua non è un problema, purtroppo l'emendamento di Ciancio va votato, e uno scappo pure, lo taglia contro, secondo me, io l'ho ritirato perché... Grazie consigliere Patronola. Allora, non ci sono altri interventi su questi due emendamenti. Scusa Presidente. Consigliere io ancora non ho mai capito perché questo emendamento se viene abolito o se viene ritirato. Lo decide chi lo deciderà. Certo. Però ricordiamoci di una cosa, che gli elettori sono dalla parte del secondo e gli elettori sono dalla parte del decimo. Gli elettori sono tutti qua. Attenzione a quello che si fa, perché poi questo verrà riportato. Va bene. Grazie. Allora, ci sono altri interventi di altri gruppi? Se è l'emendamento? No, allora, ci sono altri interventi? Va
pensiero che lascio. Io volevo solo fare una considerazione, perché non mi piace il messaggio che si vuole far passare di una parte dimenticata del municipio. Cioè, io credo dal mio punto di vista, avendo letto il testo della risoluzione, che innanzitutto si tratta di numeri che sono un punto di partenza per quanto riguarda i sistemi, e poi organizzare un porta a porta richiede un particolare tipo di organizzazione e anche degli spazi adeguati, per cui non possiamo avere per scienza infusa tutta la cartina 3D di tutto l'ex municipio e tutti i palazzi possibilmente adibiti alla porta a porta, per cui occhio a quello che si fa, occhio a non mettere cifre che vanno oltre la regola consentita, e ho detto tutto. Grazie. Allora, passiamo quindi alla dichiarazione di voto sui per l'emendamento numero 6. Consigliere Ciancio? Io per se interviene per dichiarare che consentiva, perché possiamo avere. No, io dichiaro il mio voto favorevole, come devo fare? Posso dirlo, ho presentato l'emendamento, non è che noi mettiamo, si mettono i numeri ora nella risoluzione, i numeri già ci stanno, qualcuno l'ha messa al posto nostro in una delibera che è attiva ancora, non è stata mica ritirata la delibera. Se domani decidono di attuare la delibera sulla raccolta differenziata, benissimo, nel se no solo 2.000 famiglie saranno utenti per la raccolta differenziata nell'ex decimo 78. Allora, fine. Se non ritira gli emendamenti, facciamo la votazione. Votiamo gli emendamenti, allora. Non ritirate. Allora, stiamo in dichiarazione di allora, scusate, dichiarazione di voto sull'emendamento numero 6. Allora, consigliere Poli del Partito Democratico. Sì. Allora, perché il proponente sia del mio gruppo, io volevo chiarire ulteriormente, perché credo che ce ne sia bisogno, che si parte con un presupposto errato, i 2.000 utenti, abitanti che saranno seguiti da porta a porta. Non significa che gli altri 125.000 non saranno serviti dalla raccolta differenziata. Io l'ho spiegato nel corso delle mie esposizioni, i metodi sono due, porta a porta, condominiale e quello stradale, per cui tutti saranno serviti dalla raccolta differenziata, saranno diverse modalità. Noi in commissione abbiamo preso l'impegno a che quella proporzione, che di fatto non esiste perché è completamente sbilanciata, sia completamente invertita nel massimo fattore possibile. Dichiarazione di voto ovviamente è contrario all'emendamento. Altre dichiarazioni di voto? Visto che mi sembra giusto, perché addirittura la dichiarazione che ha fatto il consigliere Benassi mi sembra assurda, dice ci sono dei numeri che parlano, dice bisogna partire bene, 78.000 contro 2.000, come si fa a partire bene? 78.000 porta a porta che il municipio ha portato, 78 contro 2.000, non è una cosa giusta, non c'è rapporto, pertanto noi Forza Italia vota favorevole all'emendamento del consigliere consigliere Mozzi, prego. Allora, probabilmente quando uno non vuole leggere o non sa leggere non capisce niente. Noi votiamo contrario a questo emendamento non perché non vogliamo che venga aumentata il numero di utenti che vengano serviti con la raccolta differenziata porta a porta nel nono. In questa risoluzione noi abbiamo premesso che i numeri non li abbiamo stabiliti noi, il settimo municipio, ma è stato stabilito da una delibera di giunta comunale del 2012, i numeri è stato stabilito, quindi nella risoluzione non scriviamo assolutamente è giusto e sbagliato, noi diciamo che va aumentato il numero per coprire tutti gli utenti che possono essere raggiunti da quella raccolta, 25.000, 30.000, 120.000, tutti questi chiediamo, non diamo dei numeri perché è anche limitante dare dei numeri non conoscendo come si effettua il servizio. Entriamo nel merito di un servizio e magari
come la stessa AMA ha detto, si può anche arrivare a coprire il 100% degli utenti se viene fatta una buona pubblicità, se ci sta e se ci sono le persone. La delibera era scritta la tua giunta lo scorso anno. Quindi noi votiamo contrario a questo, non perché non vogliamo servire tutti gli utenti, ma perché abbiamo già chiesto un ampliamento degli utenti da raggiungere. Dove? Consigliere Ciancio, per cortesia, dichiarazione di voto. Allora, nell'essere appunto vedere contrario a questo emendamento per le stesse specifiche, non ripeto perché sennò dopo ovviamente ci offendiamo da soli, io però dico al collega che ha presentato questo emendamento, e non deve partire da me questa cosa, ok? Ma purtroppo devo dirla, il suo presidente del municipio ha detto un passaggio che probabilmente lei non ha recepito. No, ora ha potuto recepire, però questo è un po' il problema, non è il presidente della maggioranza, cioè della parte con cui uno ha capito politica e territoriale, è presidente di tutti, però votato e appoggiato più dalla vostra maggioranza. Però ha detto una cosa logica e ovvia: se hanno messo di numeri, e non solo sul nostro territorio, hanno messo i numeri diversi, ma hanno messi anche da altre parti, è in base alla morfologia del territorio, perché ci sono modalità diverse per poter arrivare in strutture che sono di 7-8 piani rispetto a quelle che sono dei 2 piani, 3 piani. Quindi la dichiarazione di voto, consigliere Giuliano? Quindi questo non significa che non c'è comunque, non c'è comunque che non si non arrivi a quello, però stia a capo, consigliere, cioè, effettivamente se fate passare un certo del genere, quindi non è che qui dobbiamo fare la battaglia. Io mi trovo facile, io faccio le mie idee, la verità mi vede che finisce il bruciamento. Voglio dire, se la devo fare, fai una battaglia, se la devo fare intelligenti e trovare qualcosa una volta che vengono avanti, facciamolo, senza dar pretesta a certe cose. Poi lei sarà, come io dico, io la vengo a suonare a casa, la prendo, vieni in commissione e facciamo mettere dei numeri e controllerà che questa avvenga. Ma adesso non siamo destruosi. Grazie, consigliere Giuliano. Ho fatto un passo indietro prima io, dicendo che nonostante la condizione facciamo ragionamento, adesso voi mettete pure voi a fare queste cose. Grazie consigliere Giuliano. Altre dichiarazioni di voto? Quindi forme per gruppo? Siccome la raccolta porta a porta da anni si fa in quartieri come Trastevere, si fa a Valenti, si fa in altre zone che sono intensamente abitate con i palazzoni esattamente come nel nono, io non credo che sia questo il motivo di quei numeri, assolutamente. In ogni caso, lì si trattava di mettere un limite minimo, almeno, per far partire la raccolta nell'ex nono. D'altra parte anche il decimo mi pare un quartiere abbastanza pieno di palazzoni, eccetera. Non credo che la facciano tutta nell'extra grada raccolta porta a porta, con 78.000 abitanti. Quindi questo mi sembra pretestuoso. Per cui, in difformità del mio gruppo, io voto favorevole all'emendamento. Beh, altre dichiarazioni di voto di altri gruppi? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, emendamento numero 6. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'emendamento viene respinto. Passiamo all'emendamento numero 7. Dichiarazione di voto su questo emendamento. Numero 7. Sempre lo stesso. Lo vuole illustrare prima il consigliere Ciancio. Comunque c'è scritto. Sempre lo stesso.
al fine di aggiungere lo stesso, cioè no, non ci da meno 25.000 abitanti serviti a modalità portata. Allora, dichiarazione di voto su questo emendamento. Se non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole a questo emendamento? Chi è contrario? Siamo peggio del governo Letta, eh? Ampia maggioranza. Allora, quindi 4 voti favorevoli all'emendamento e 15 contrari, quindi l'emendamento è respinto. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto sulla risoluzione, quindi che non contiene chiaramente gli emendamenti tra quelli infilati e quelli bocciati. Allora, dichiarazione di voto sulla risoluzione. Prego, consigliere Matroni. Avevo detto che andavo via. 3 minuti. Avevo detto che andavo via perché devo motivare il voto contrario alla risoluzione. Il voto contrario a questa risoluzione perché evidentemente senza sminuire il lavoro che ha fatto la commissione, ma evidentemente nella parte finale non si parla più di rifiuti, ma si parla di pulizia dei cicli stradali, del spazzamento delle strade e gestione dei servizi della pulizia delle aree verdi non gestite dal servizio giardini. Per me non è nello spirito dell'oggetto che recita chiaramente, evidentemente c'è qualcosa che non va nella scrittura, ci sarà stato un vero errore materiale nel riportare la scrittura. Inclusione del municipio Roma Settimo nel programma di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Allora signori miei, mi dovete spiegare perché è giusto che mi venga spiegato, abbandono l'aula perché giustamente non voto contrario, me ne vado. Mi dovete spiegare che cosa c'entra la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con una pappardella di 7 pagine quando all'ultimo si parla una maggiore frequenza dello spazzamento, all'ultimo ragazzi nel deliberato, non è che si parla in un'altra parte, si parla nel deliberato una maggiore frequenza nello spazzamento delle strade, la rimozione dei cigli, dell'erba dai cigli stradali, la pulizia delle aree verdi non gestita al servizio giardini. Presidente Fantino, io non so lei come va avanti con questa risoluzione davanti al suo sindaco dicendo devo parlare di rifiuti solidi urbani e quello ci dice e che c'entra lo spazzamento delle strade? E che c'entra? Cioè, ma vi rendete conto quello che avete scritto? Oppure, e poi mi costringete, perché mi sento giustamente violentato, perché questa è violenza, mi costringete a ritirare gli emendamenti soltanto perché ho proposto non vero scopo della raccolta dei rifiuti solidi, che sono lo spaccio dell'erba nelle zone extra e la potatura degli alberi. Voi mi avete fatto ritirare per protesta 5 emendamenti importanti, piccoli ma importanti, e avete inserito dentro nella raccolta differenziata rifiuti urbani la pulizia delle strade. Signori miei, non c'entra niente, e se io vado davanti al mio sindaco, che è anche il mio sindaco, anche se di centro-sinistra è il mio sindaco, anche se non ho votato, è il mio sindaco, come lei presidente, è la mia presidente, non posso presentarmi con questo documento. Perché presentarsi con questo documento di 7 pagine, dove parliamo di rifiuti, facciamo una bella storia sui rifiuti, facciamo dei passaggi, accettiamo anche il vero errore materiale non meritato, accettiamo anche la delibera da 214 che si è sbagliata, fatta dal Comune di Roma, però signori miei, andare a voto con una risoluzione, sono motivato la motivata, il motivo perché sto invitando, quindi è giusto, andare al voto, portare al voto, ecco perché c'erano, secondo me, c'era dentro un po' di tafferugli, un po' di malcontenti di palestra nella maggioranza, perché portare al voto
una situazione così importante che riguarda i rifiuti urbani, la raccolta differenziata, signori miei, mettiamo dentro una maggiore frequenza dello spazzamento delle strade, la rimozione dei cigli, dell'erba, ma non è più un rifiuto urbano, signori miei, ma come fate a fare una cosa del genere? Le Stelle vota favorevole, vorrei far presente che nel risolve non c'è scritto che facciamo la raccolta differenziata e puliamo le strade, c'è scritto testualmente nelle more della definizione dell'attuazione del piano e in attesa della definizione del nuovo contratto di servizio della Roma Capitale succede tutto il resto. Quindi noi imparo a leggere, aspetta di fare il consigliere, noi votiamo favorevole. Lo chiede ai suoi cittadini che ama tanto, gli dica che cosa ha scritto su le strade, sono sporche, davanti alle scuole ci stanno le siringhe e la merda. Chi accompagna i nipoti a scuola? Accompagni i nipoti a scuola e devo fare la città, hai capito? Per favore, dirigere per cortesia, hai capito? Tutti nei 5 anni io c'è anche il venire poi allora prego consigliere Giuliano. Nella dichiarazione del Presidente, ci tenevo a fare un paio di passaggi perché prende merito, insomma. No, il Presidente Mantino dice appunto che in tutti i 5 anni è successo un po' di tutto. E bisogna pure dare atto a Marino, no, come sindaco, che adesso ci avrà da mettere mano a questa struttura. Mi auguro che non sbagli di nuovo il Presidente e l'amministratore delegato da nominare, perché insomma se no dopo diventa un po' complicato. Mi auguro che ti possa appunto indovinare la persona che sta al punto giusto. E io penso solo che il nostro Presidente debba portare all'attenzione ovviamente di Roma Capitale alcuni elementi, tra cui quello che è il nostro municipio più popoloso di Roma. E è una partita ovviamente pesante da giocare, però noi ci dobbiamo essere, la squadra c'è e quindi su questo argomento si può fare la differenza. Si dovrà mettere in differenza la mappatura che c'è fra il settimo municipio, per esempio il sesto. È ovvio che c'è una mappatura diversa, quindi una situazione che probabilmente anche a livello teorico possa essere più favorevole. Poi bisogna vedere all'atto pratico se si riesce a fare il risultato. E ovviamente io ho dato ampia dimostrazione oggi di Presidente Martino che nonostante appunto, adesso voglio dire una battuta, nonostante che lei mi ha battuto alla candidatura alla presidenza, io comunque sto dando dimostrazione di correttezza in un percorso. E come si dice a Roma, però lei deve dare il suo contributo e quindi se ne data ma giusta roba che deve data, ma che ho detto in romano, perché almeno così diamo una risposta che questo municipio possa essere comunque promotore anche di una differente, no? Differente momento e impostazione politica, perché oggi le casacche cominciano a pesare di più rispetto a prima, perché tante cose comunque sono pesanti da portare a prescindere a livello solamente partitico. La politica ha anche un altro senso. Dai, la dichiarazione di voto, per cortesia. Non lascio andare. Va bene, quindi... Sono sempre noi. Consiglio di giurare. Quindi... No, se fa così, Presidente, è contrario. Ok, no, però teniamo conto di questo aspetto, di questa giornata, che è importante. Io voto favorevole. Grazie, consigliere Giuliano. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Poli. Grazie Presidente, velocemente per annunciare il voto favorevole e con l'occasione ringraziare ovviamente tutti i componenti della Commissione, anche quelli di Forza Italia che hanno votato in Commissione il testo della risoluzione per poi invertire in aula il loro comportamento. Questo fa parte di un comportamento conclamato, l'ho detto prima, e mi ha stupito che un giornale uscito poco prima che iniziasse il Consiglio aveva pronunciato una mancanza del numero legale sulla votazione di questa risoluzione, tipo, però non lo potete leggere, per cui
è per questo motivo che il nostro comportamento è stato ovviamente lineare nel rispetto dei tutti i commissari. Io la Presidente della Commissione ho questo compito, a volte anche sgradito. Questo è uno di questi momenti, perché vedermi contrapposto, insomma, dopo un lavoro piuttosto lungo non è mai simpatico, però voglio dire, ribadisco sulla bontà del provvedimento, perché vuole introdurre una nuova filosofia e, come ho detto prima, non nasconde, non è la grande ambizione che il municipio possa essere compartecipe con l'amministrazione capitolina e con l'azienda nella formulazione del contratto dei servizi, affinché i nostri cittadini siano tutelati al massimo delle possibilità. Grazie. Consigliere Poli, altre dichiarazioni? Consigliere Pelassi, prego. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, Presidente Fontino. Il voto di Sinistra Ecologia e Libertà a questa risoluzione è favorevole. Io ringrazio ancora tutta la Commissione per il lavoro fatto e credo che gli attacchi che ne sono stati rivolti oggi siano del tutto inaccettabili. Credo che il municipio faccia bene a dare un segnale all'amministrazione capitolina con questa risoluzione, perché l'arresto di Cerroni e la fine di un sistema che ha speculato su questa problematica non risolve il problema dei rifiuti. Detto questo, mi auguro che il nodo dell'ARMA sia risolto il più presto possibile con la soluzione che non aggiunga ulteriori difficoltà a una situazione già abbastanza complicata di per sé. Grazie. Grazie consigliere Pelassi. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Lecce. La lista civica esprime un parere favorevole. Diciamo che io non faccio parte della commissione, presumo che ci sia stato abbastanza tempo per poter decidere, parlare e mettere in discussione tutto. Mi dispiace che non c'è il consigliere Matrona, che ormai ci ha abituato a delle exploit particolari. Penso che questa cosa sia un primo passo importante che vada poi a migliorare la qualità di vita dei cittadini del nostro territorio. E quindi noi esprimiamo questo parere favorevole. Grazie. Grazie consigliere Lanci. Consigliere Verdi, prego. Anch'io spero voto favorevole nei confronti della risoluzione, sia. Penso che poteva essere espresso tale come fa, però va bene uguale, nel senso io purtroppo, visto che è stato fatto anche questo già spesso, già non riesco sempre a essere presente in un dito della commissione, in questo caso proprio dei lavori che ho seguito comunque con molto interesse anche attraverso i contributi, che devo dire sempre il Presidente Poli è riuscito, diciamo, a mandare puntualmente come in tempo reale, questo quindi agevola tantissimo anche chi certe volte in quel momento non era presente, quindi lo ringrazio anche per questo, e ringrazio, diciamo, il discorso appunto della condivisione che fino all'ultimo si è fatto per riuscire a portare a termine, diciamo, questa risoluzione. Grazie. Grazie consigliere Verdi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Ci sono? No, tutti no. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Sono contrario e nessuno astenuto. Consiglio, è chiuso.